Bene, allora direi che possiamo cominciare. Quindi benvenuti a tutti, benvenuti a questa manifestazione, a questo convegno. Io sono Andrea Colangelo, sono uno sviluppatore di Ubuntu e insieme agli altri amici del Fermolog sarò il vostro ospite per le prossime ore. Purtroppo non sarà ospite insieme a noi il presidente del Fermolog, Paolo Silenzi, che ieri è stato aggredito dalla nuvoletta di Fantozzi e ha preso un febbrone da cavallo, è a letto, ci dispiace tantissimo che non possa essere qui con noi, si è speso enormemente per la buona riuscita di questa manifestazione, quindi il dispiacere è davvero grande, però è con noi virtualmente, ci vedrà in video quanto prima alla fine della manifestazione. Software libero, l'argomento di oggi sarà il software libero, la condivisione, la libertà, come il software libero ha impattato, impatta e impatterà, speriamo, in maniera sempre più significativa sulle nostre vite. Lo faremo con illustri relatori, qui a fianco a me vedete il professor Davoli, avremo modo di conoscerlo bene successivamente. Prima di cominciare, visto che Paolo Silenzi non è qui con noi, lascio la parola a Marco Alici, vicepresidente del Fermolog, che sono sicuro vorrà salutarvi e portare un saluto anche a nome di Paolo. Buonasera a tutti, sono Marco Alici, vicepresidente del Fermolug. Vi do il benvenuto a questo convegno che abbiamo fortemente voluto e siamo riusciti a concretizzare. Intanto volevo dire soprattutto che questo convegno è un regalo di compleanno che ci vogliamo fare, perché come avete letto dal titolo delle locandine, quest'anno ci sono dei compleanni da festeggiare, i 10 anni del Fermolog, i 20 anni della nascita di Linux, e questo è un po' il nostro regalo di compleanno, diciamo. E per questo ringrazio innanzitutto le persone che contribuiranno a confezionare questo regalo. Primo fra tutti appunto il professor Renzo Davoli, poi ringrazio anche Andrea Colangelo, ringrazio Daniele Colò che parlerà più tardi, e Cristian Minnucci, e ringrazio infine Marco Bruni dell'associazione iCare e tutte persone che conosceremo nel corso di questo convegno. Ringrazio poi chi ha contribuito anche economicamente alla riuscita di questo evento, i nostri sponsor, Punto Informatica, Copifermo, Litio e Schianet. E ringrazio in primo luogo le istituzioni che hanno patrocinato questo evento, la provincia di Fermo, il comune di Fermo e il COSIF. A questo proposito mi sembra che Ezio Donzelli vuole esprimere un saluto ai partecipanti a questo convegno, se vuole prendere le parole qua. Sì, buonasera a tutti, un ringraziamento per questo invito. Vi porto i saluti del Presidente Cesetti che mi ha delegato qui a essere presente, dell'intero Consiglio Provinciale, della Giunta, e porto anche i saluti della mia dirigente perché io sono un insegnante, sono un collega di Cristian Minnucci, porto anche i saluti della mia dirigente della scuola media Betti che poi proprio in questo convegno presenterà suo progetto, credo. E sono qui anche per rappresentare me stesso, dicevo prima, con i miei amici che saluto, anche loro sono rappresentanti delle istituzioni del Comune di Fermo, l'assessore Trasati, il capogruppo Tomassetti e lo stesso Daniele Colò e il consigliere Luca Marzoni, Daniele Colò, che è anche un vostro, credo, membro. E rappresento anche me stesso perché io sono un insegnante appassionato da sempre dell'utilizzo dell'informatica, del software nella didattica dal 1980, dai tempi del Sinclair, il famoso Sinclair RFZ, non ricordo bene la sigla. E ritengo che nella nostra città è importante che ci sia un'associazione come la vostra, come Fermolucche, perché credo che sia un elemento, al di là, diciamo così, delle applicazioni che poi possono nascere e venire da un'associazione che lavora intorno
a una realtà forte come il software libero, credo che rappresenti in sé anche una forma di democrazia della nostra città e della nostra provincia, perché sappiamo che internet ormai è consolidato, è un grande strumento di democrazia su scala planetaria. Sembra che ad esempio le innovazioni politiche apportate o in corso nei paesi arabi, molti dicono legate alla presenza, alla diffusione di internet, non sappiamo ancora calibrare bene fino a che punto, però io ritengo che effettivamente uno strumento come la rete ha portato le conoscenze in tutto il mondo, ha portato la partecipazione, la condivisione dei progetti, e su un software come quello che è diffuso su internet, se applichiamo anche un livello di ulteriore libertà, appunto, come il software libero, credo che facciamo aumentare profondamente la democrazia e la libertà e la voglia di partecipare, che è importante dei cittadini di tutto il mondo. E quindi nella mia città io sono molto contento che ci sia un'associazione, appunto, come la vostra, che può dare un contributo importante. Può dare un contributo importante a partire, credo, appunto, proprio dalle scuole. Nella scuola 20 il professor Minnucci ha iniziato questo progetto. Io sono molto disponibile, proprio all'entusiasta, a lavorare insieme a lui, abbiamo lavorato anche negli anni passati, ma ritengo che questa diffusione del software debba avvenire a tutti i livelli. Credo che la buona politica possa fare questo, possa contribuire appunto a diffondere le conoscenze legate, la professionalità legate intorno al software libero. Io ad esempio sono qui a rappresentare la provincia e, come voi sapete, la provincia ha anche una funzione di formazione, cioè gestisce una serie di corsi di formazione attraverso il Fondo Sociale Europeo. Chiaramente non posso fare promesse, perché oggigiorno, sapete, viviamo in un'epoca in cui fare promesse diventa particolarmente difficile mantenerle. Poi in modo particolare le province, si sa, perlomeno c'è un progetto di chiuderle, quindi non potrei andare oltre, diciamo così, una manifestazione di buoni intenti, però io credo che le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici si debbano impegnare proprio a partire qui anche dalla nostra città, da questo nostro territorio, da questa nostra provincia. Cercheremo insieme agli altri amministratori di lavorare in questa direzione, perché credo che la formazione sia molto importante in questo momento, sia proprio la chiave di passaggio e di ulteriore diffusione e di utilizzo del software libero. Questo si può fare, si potrebbe fare attraverso appunto enti come la provincia, il comune, ma le stesse scuole. Basta muoversi, organizzarsi, avere un progetto, poi in qualche modo i fondi si possono sempre reperire, o si utilizza anche il volontariato di cui noi insegnanti siamo ben dotati, insomma. Tutti sappiamo che ci sono insegnanti molto volenterosi da questo punto di vista, ma credo che anche il vostro gruppo è in grado di mettere in campo professionalità proprio forti per diffondere appunto questi prodotti. Credo che la diffusione può anche avvenire, dato che noi siamo anche, come dire, interessati a coniugare in questa nostra provincia, proprio come taglio anche politico, proprio sviluppando un'idea di politica positiva, siamo anche interessati a far convivere una qualità della vita e uno sviluppo economico. Quindi sarebbe molto utile, ad esempio, oltre al coinvolgimento e all'uso di questi software nelle amministrazioni pubbliche, nelle scuole e nei diversi enti, anche nelle imprese, cioè trovare forme. Abbiamo noi imprese molto piccole, particolarmente orientate nel settore calzaturiero, ad esempio trovare forme e prodotti del software libero che possono essere utili alle imprese, e lavorare appunto nei prossimi mesi, fin da subito, attraverso la diffusione, attraverso anche convegni come questo, in cui invitare i rappresentanti dell'economia, delle istituzioni, in modo anche più capillare, perché appunto si apra un nuovo orizzonte nel settore dell'informatica, si apre una nuova partecipazione e una nuova, come dire, anche collaborazione tra persone diverse che operano in campi e settori diversi, che possono dare però una prospettiva interessante sul piano della democrazia e sul piano anche della produzione del libero pensiero. Grazie. Ringraziamo Ezio Donzelli, e a questo proposito leggo anche un saluto che
ci è giunto dall'assessore Bondonno, che avrebbe voluto essere qui ma non poteva per impegni familiari, ci ha mandato comunque il suo saluto che vi leggo rapidamente. Cari amici, non posso intervenire al vostro convegno sul futuro dell'open source per impegni familiari che mi trattengono fuori fermo. Voglio inviarvi non solo il saluto mio e del Presidente Cesetti e di tutta l'amministrazione provinciale, ma anche ringraziarvi per il vostro impegno, che considero importante sia per la libertà d'espressione nell'universo informatico e telematico, sia per il contributo competente e disinteressato che date al rinnovamento della cultura e dei suoi strumenti, oltre che dei sistemi produttivi e comunicativi. Auguro a tutti voi un buon lavoro, disponibile ad ogni futura collaborazione, Peppino Bondonno, Assessore alla Cultura della Provincia di Fermo. Ringraziamo ancora. Ringraziamo anche, oltre alla provincia, anche il Comune di Fermo che ci ospita anche in questa splendida cornice, nella persona qui dell'assessore Trasatti, che salutiamo e ringraziamo e invitiamo anche lui a esprimere il suo saluto ai presenti. Grazie. Grazie. È buffo dover trovare delle parole, perché buona parte del parterre che ha organizzato l'iniziativa è amico, nonché conoscente e nonché mezzo che mi ha permesso di poter installare anche Linux nel mio computer in comune, non posso far altro che essere felice patrocinare l'iniziativa come Comune di Fermo, come amministrazione comunale, essere contento di trovarmi qui, di ascoltare un po' le ricerche e il lavoro che svolgete sia come Fermolug sia proprio come diffusione di Linux all'interno anche della pubblica amministrazione. Non è un caso, secondo me, che o meglio, non è fuori luogo che a portare un saluto istituzionale sia un assessore alla cultura, in quanto credo che questo sia un fattore culturale. Che l'informatica abbia comunque una parte predominante, quindi una delega all'informatica sia importante per poi applicare il software libero nella pubblica amministrazione, qui c'è una questione di ordine culturale, cioè diffondere l'utilizzo del software libero come fattore culturale, non solo nella pubblica amministrazione, o meglio, partendo dalla pubblica amministrazione per far sì che questo diventi poi una battaglia comune di tutti. Io utilizzo Linux da qualche anno, l'ho conosciuto attraverso il Fermolug, mi trovo benissimo ed è stato per questo che, tra l'altro, poi, diciamo, una manovra anche un po' di impeto, me lo sono portato anche in comune, quando ho visto che il computer che avevo nel mio ufficio, insomma, andava lento con il Windows tradizionale. E, per cui, insomma, buon lavoro e vorrei chiudere con questo. A volte, spesso mi è capitato di dire, non serve inventarsi grandi cose. Per migliorare la pubblica amministrazione, per migliorare la qualità della vita dei cittadini, per migliorare il funzionamento di un comune, di una macchina comunale, di un ente pubblico, non serve fare rivoluzioni, inventarsi cose. A volte basta copiare. Io lo dico spesso anche per quello che mi compete come deleghe sulla cultura. Basta farsi un giro per internet, farsi un giro fisicamente andando a vedere anche pubbliche amministrazioni che funzionano e che hanno applicato metodi positivi e copiare, semplicemente copiare sui rifiuti, copiare su metodi di amministrazione della cultura che siano produttivi, copiare anche in questo caso pubbliche amministrazioni che hanno fatto progetti di passaggio all'open source. Penso in questo senso anche a una delle poche ma bellissime trasmissioni del servizio pubblico che mi piace ancora guardare, che è Report, che ha dedicato a questi argomenti anche diversi servizi e diversi approfondimenti, che ci scambiamo in un ping pong virtuale sulle bacheche io e Daniele Colò. Però è importante, Bolzano mi risulta abbia fatto un grande lavoro da questo punto di vista, altre amministrazioni locali, penso anche a Modena, dove ho avuto modo di vedere online, ha messo in campo progetti interessanti di risparmio per l'ente pubblico. Io mi auguro che, osservando queste buone pratiche di governo, senza tante
difficoltà si possa riuscire a portare anche qui da noi un progetto da un certo punto di vista di risparmio, ovviamente per l'ente pubblico, dall'altro di appunto culturale per quello che riguarda la diffusione del software libero e il lavoro che da questo punto di vista coinvolge tanti volontari, tanti appassionati per il miglioramento poi dei servizi e della qualità cittadina. Quindi buon lavoro e buon proseguimento. Grazie. Ringraziamo l'assessore Trasatti. Ebbene, cominciamo subito, visto che è una festa di compleanno, cominciamo subito proprio con l'intervento di Andrea Colangelo che ha per titolo Buon compleanno Linux. Buon ascolto, grazie. Sì, buon compleanno perché quest'anno Linux fa 20 anni e hanno, come diceva prima il mio amico Marco, è anno di anniversari, 150 famosi, 20 di Linux, 10 del Fermolook. Per fare gli auguri a Linux bisogna avere le idee chiare bene su che cosa sia Linux e che cosa sia il software libero, evitare confusione, evitare di pensare che Linux sia un cartone animato o cosa del genere, bisogna avere le idee molto chiare su questo. Quindi parliamo un po' del software libero, per parlare del software libero parliamo anche del software in generale. La domanda che ci poniamo è, che cos'è il software? È una domanda che non è banale, la risposta lo è ancora meno. Io me la voglio cavare con una battuta famigerata, quella secondo cui l'hardware è tutto quello che puoi prendere a calci, il software è tutto quello che puoi solo maledire. Di per sé la dice lunga sul nostro rapporto facile con i computer, di odio e amore. In realtà dietro questa frase si nasconde anche qualcosa di più profondo, si nasconde un dualismo tra l'hardware come materia, come oggetto fisico che può essere scambiato, che può essere ceduto, venduto, rubato, e il software che è invece spirito, è conoscenza, è qualcosa che può essere trasferito da una persona all'altra senza perdita di proprietà. Ad ogni modo, avremo modo di tornare su questo aspetto che è molto importante. Torniamo alla domanda iniziale, che cos'è il software? Perché in effetti a noi quello che interessa davvero è il software, non l'hardware. L'hardware è ferraglia, l'hardware è oggetti tecnologicamente molto avanzati, oggetti meravigliosi, oggetti bellissimi, ma pura ferraglia. Il software è qualcosa di estremamente nobile ed estremamente importante, quindi la nostra attenzione è proprio sul software. Cerco di dare una risposta un po' più seria alla domanda che cosa sia il software. Il software è, detto in parole povere, una serie di istruzioni che noi diamo ai nostri computer affinché i computer facciano quello che vogliamo noi. Spedire un'email, andare su internet, guardare un video, sentire della musica, scrivere una lettera, qualsiasi cosa essa sia. Se volete avere un'idea di come è fatto un software, questo qui è un software. Software molto semplice, molto banale, scritto in poche righe da me, che non fa altro che mostrare una finestrella dentro la quale c'è l'ora e la data corrente. Software molto semplice, molto banale. Sembra scritto in un linguaggio assurdo, non è così, basta semplicemente imparare. Quando io mi sono iscritto al liceo classico e mi hanno dato il libro di greco, l'ho aperto a metà, ho avuto un attacco di panico. Poi, a furia di imparare l'ortografia, il lessico e tutto il resto, quelle cose diventano comprensibili. In realtà, di questo pezzo di codice, la parte che interessa non è tanto tutta questa qui, che è quella che fa materialmente le cose. La parte che interessa sono queste due righe qui sopra, che purtroppo non potete leggere bene, ma che contengono informazioni non destinate al computer, che il computer salta a pie pari perché sono scritte in un linguaggio, quello che siamo noi, il linguaggio naturale, non in un linguaggio di programmazione, e contengono delle informazioni, la prima sul titolare dei diritti d'autore, sul copyright, sulla paternità intellettuale dell'opera, questo software, e poi informazioni sulla licenza del software stesso. Questo è il punto. Cos'è la licenza? Vi faccio un esempio. Immaginate di voler ascoltare un po' di buona musica, ve ne andate in un negozio di musica e vi comprate il concerto di Colonia di Keith Jarrett, ve lo portate a casa e ve lo sentite. Quello che voi avete comprato non è tutto il concerto di Colonia, non diventa il concerto di Colonia di Marco Alici dopo che l'ha comprato. Voi avete comprato un supporto di plastica, di policarbonato, su cui sono incisi una serie di buchini, e avete acquistato il diritto di potervelo ascoltare quando vi pare e come vi pare. Fino a un certo punto non potete andare in Piazza del Popolo e metterlo a tutto spiano, e non per questioni di ordine pubblico, ma perché dovreste comprare ulteriori diritti per poter fare questa cosa. Il software è qualcosa di simile al concerto di Keith Jarrett, forse? Ovvero,
domanda molto importante. È proprietà intellettuale o è piuttosto libertà intellettuale? Qui apriamo un capitolo estremamente vasto, estremamente complesso, purtroppo non abbiamo neanche il tempo di approfondirlo, sono convinto che il professor Zavoli più tardi ci tornerà sopra. Vi voglio però introdurre una persona che questo dubbio l'ha sciolto in maniera definitiva, un illustre sconosciuto di nome Richard Stallman, questo personaggio qui. Richard Stallman nel 1984 lavorava all'MIT, a Boston. Era un programmatore molto bravo. Gli capita un incidente, gli capita un problema con una stampante che gli viene sostituita. Lui aveva modificato il codice della vecchia stampante per migliorarlo un pochino, per aggiungere una serie di caratteristiche che a lui stavano molto comode. Quando arriva la nuova stampante dice: vabbè, datemi il codice, lo modifico, almeno faccio di nuovo aggiungo di nuovo queste caratteristiche utili. La ditta produttrice della stampante, la Xerox, gli dice: scordati, questo codice è mio, io ti do il diritto di utilizzarlo, ma non lo puoi modificare. Allo stesso modo per cui se Marco Alici trova una parte fatta male del concerto di Bologna, ammesso che ce ne siano, non la può modificare, non può dire no, faccio una patch a questa musica e la ridistribuisco con il mio nome. Un'altra persona diversa da Stallman si sarebbe lamentato con la moglie barra marito, si sarebbe lamentato con i colleghi e avrebbe chiuso lì. Stallman no. Stallman è un tipo che non gliela dà su queste cose. È una persona profonda, è una persona che riflette, che approfondisce. Capisce che quel vincolo che lui subisce per colpa del software di quella stampante peggiora in un certo senso la qualità della propria vita, della propria professione e di tutti i suoi colleghi. Dopo una lunga rielaborazione, ovviamente non legata soltanto al fatto della stampante, c'erano anche degli altri episodi, però questo è stato il catalizzatore, dopo una lunga riflessione Richard Stallman decide di lasciare l'MIT, di fondare un istituto che è la Free Software Foundation, la fondazione per il software libero, e definisce un manifesto all'interno del quale presenta quelle che sono note come le quattro libertà del software, quattro caratteristiche, quattro diritti che il software deve garantire agli utenti e agli sviluppatori affinché possa essere definito libero. Li vediamo rapidamente perché sono molto importanti, soprattutto due. Il primo è scontato, la libertà di utilizzo. Lui infatti la chiama libertà zero, un po' perché da zero cominciano i numeri naturali nel mondo dei computer, un po' perché effettivamente è una libertà estremamente basilare. E però considerate che ci sono anche delle aziende che vi consentono di utilizzare il loro software solo sulle macchine di loro proprietà. Ma ci sono certi sistemi operativi che non possono essere utilizzati come ci pare, ma solo a determinate condizioni. Però, diciamo, la libertà di utilizzo ce l'abbiamo quasi sempre. Quello che non abbiamo è la libertà, per esempio, di studio. Studiare un pezzo di codice per un programmatore è un po' come per i ragazzi del liceo leggere i canti di Dante, i libri di altri autori e cercare di capire i dettagli e le soluzioni stilistiche e narrative che quello scrittore ha escogitato nella scrittura del libro stesso. La possibilità di studiare il codice permette di migliorare se stessi come programmatori, soprattutto permette quella che poi è l'ultima libertà, la numero 4, anzi la terza secondo questa particolare numerazione, che vedremo tra poco, e che è un po' la somma di tutto quanto. La seconda libertà è la libertà di la terza libertà, la libertà numero 2, per questa numerazione, è la libertà di copia. Se io realizzo un programma, quel programma fa qualcosa di buono, Marco Alici ha voglia di ridistribuirlo in giro, perché è convinto che questo software possa essere utile ed utilizzabile anche da altre persone, Marco Alici deve essere poter libero di farlo, senza aver andare incontro a delle imposizioni particolari. E infine, la libertà, quella più dirompente, quella più devastante, quella che in un certo senso raccoglie un po' tutte quante le altre, la libertà di modifica. Ed è un vero e proprio motore di qualità per il software, questa libertà di modifica. Io faccio un software, lo passo a Marco Alici, Marco Alici è libero di copiarlo, lo dà al professor Davoli, il professor Davoli è un programmatore enormemente più bravo di me, scopre delle parti che io ho scritto male e si inventa delle nuove caratteristiche che lui vuole aggiungere. Il professor Davoli deve essere libero di farlo, migliorare il mio software, che poi lui potrà ridistribuire insieme a tutti voi, migliora le qualità del software stesso, migliora tutti quanti noi. Sono concetti estremamente potenti per l'epoca e tutto sommato anche per l'epoca attuale. Da queste quattro libertà e da questo manifesto della Free Software Foundation deriva poi una licenza, un testo giuridico, un testo legalmente valido che può essere utilizzato
per il software. Il programmino stupido che vi ho mostrato prima è rilasciato proprio con questa licenza, la licenza GPL. Attenzione, voglio sottolineare con estrema forza un aspetto importante. L'assessore Trasatti prima ha già introdotto un po' questo tema. Ricordatevi sempre che la libertà non è gratuita. Questa disequazione è assolutamente importante e soprattutto va letta in entrambe le direzioni. Il software gratis non è necessariamente software libero. Negli anni 90 c'era una modalità di distribuzione del software che si chiamava freeware. Io ti davo il programma, tu non pagavi nulla, ma non ti facevo vedere il codice, non ti davo le possibilità di modificarlo. Quello non è software libero, quello è freeware. In America purtroppo c'è una sinonimia tra i concetti di gratuito e libero, perché si usa la parola free in entrambi i casi. In Italia, in italiano, per fortuna possiamo distinguere bene questi due concetti. Questa distinzione sarebbe molto più difficile da rendere in inglese. Il software libero non è necessariamente software gratuito e il software gratuito non è necessariamente libero. Bisogna rispettare quelle libertà affinché il codice sia libero, appunto. È tanto vero che il software libero non è gratuito che vi voglio introdurre questa azienda che si chiama Red Hat, si trova anche da Boston, un'azienda attiva pressoché esclusivamente nell'ambito del software libero. Questa cifra qui è quello che loro hanno guadagnato di utile netto nell'esercizio 2010. Il software libero non è necessariamente gratuito, spesso lo è per tante ragioni. Ed è giusto, come ha fatto l'assessore, puntare anche sulla gratuità per introdurre il software libero all'interno delle amministrazioni e in tanti altri ambiti. Però non associamo la libertà e la gratuità. Molti software liberi si pagano. Ad ogni modo, software libero ci piace tanto. Il software libero è magnificamente bello e anche magnificamente vantaggioso per una serie di ragioni. Le libertà che vi ho esposto prima sono un motore di miglioramento continuo del codice. Se tutti quanti possiamo modificare e migliorare il codice, ci sono virtualmente 7 miliardi di persone che, a meno delle competenze necessarie, sono in grado di intervenire, mettere le mani sul codice scritto da qualcuno e migliorarlo. Eravamo rimasti a Richard Stallman. Richard Stallman parte con questa sua rivoluzione e dice, nel 1994, dice: facciamo un progetto, lo chiamiamo progetto GNU. Questo progetto deve essere dedicato a sviluppare un sistema operativo ed un kernel che siano liberi. Ora, due concetti importanti. Chiariamoci bene le idee su questa cosa. Che diavolo è un sistema operativo? Prima di darvi un tentativo di definizione, vi do qualche esempio. Questo qui è il più famoso. Sistema operativo proprietario, chiuso, a quanto abbiamo sentito dall'assessore Trasatti, neanche funziona benissimo. Però è uno dei più diffusi. Anche questo è un sistema operativo. Sistema operativo che vi consente l'utilizzo soltanto sulle macchine prodotte dalla stessa ditta, la Apple, che vi vende il software stesso. Anche questo è un sistema operativo. Si chiama Ubuntu, un sistema operativo libero. È quello che ha l'assessore sul proprio PC ed è uno che mi piace tanto. E anche questo è un sistema operativo. Non sta sui computer, o meglio, in parte sta anche sui computer. Si trova spesso sui telefonini, sugli smartphone. L'ha prodotto Google, è basato su Linux. Parzialmente. Questi qui sono esempi di sistema operativo. Detto in maniera molto volgare, un sistema operativo è una collezione di applicazioni diverse che lavorano in maniera sinergica tra di loro e permettono di utilizzare il computer. Quando voi lanciate Firefox per collegarvi a internet, Firefox fa tante richieste al sistema operativo e se non ci fosse il sistema operativo per Firefox le cose sarebbero molto più complicate. Gli chiede di poter aprire dei file, gli chiede di poter aprire delle connessioni su internet, gli chiede di poter accedere alla scheda grafica e così. Il sistema operativo sta lì sotto, è un mare magnum al quale tutti quanti possono fare, tutti i programmi che noi eseguiamo fanno delle richieste. È una collezione di programmi, è un insieme di tanti programmi diversi. Uno di questi è il kernel. Se voi cercate kernel su un vocabolario, scoprite che il kernel è questa roba qua. Grigli di noci, semi, noccioli, le cose più intime, più interne di qualcosa. Sapete quando si dice il nocciolo della questione? Il kernel della questione. Il kernel è la parte più interna del sistema operativo. È un pezzo, è un programma che non si vede mai e che però ha l'ultima parola su tutto. Quando ci sono dei problemi, dei casini, eccetera, il kernel è la massima autorità nel campo. Il kernel è un pezzo del sistema. Quindi Richard Stallman avvia questo progetto, essendo basato su del software libero, raccoglie immediatamente l'entusiasmo di decine, centinaia, migliaia di persone, un sacco di sviluppatori, un sacco di gente che comincia a scrivere codice per questo progetto GNU. Il progetto va avanti, si cominciano a scrivere tutti i pezzi del sistema operativo,
il compilatore, le librerie, l'editor, tutti i vari pezzi che servono per fare un sistema operativo. Per una serie di ragioni, guarda caso, proprio sul kernel si incontrano un po' di difficoltà. Questo kernel si chiama Hurd, è ancora in fase di sviluppo. Si arriva al 1990, anzi al 91, e insomma il kernel del progetto GNU ancora fatica un pochino. Ci sono un po' di problemi, è ancora un po' instabile, insomma. Lo scenario del 1991 è questo. Il progetto GNU è quasi tutto pronto, manca proprio il pezzo principale. Blocchiamo questo scenario, lo mettiamo in un cassetto, prendiamo l'aereo, andiamo in Europa, a Helsinki, e incontriamo il secondo sconosciuto, che si chiama Linus Torvalds. Nel 1991 Linus Torvalds è un giovane studente, anche giovane programmatore dell'Università di Helsinki, studiava con un professore di nome Tannenbaum, è un collega del professor Dutt, insegna sistemi operativi anche lui. Tannenbaum aveva scritto un kernel che si chiamava Minix, che lui destinava ai suoi studenti affinché loro ci potessero un po' smanettare su, fare un po' di prove, fare un po' di modifiche. Non era un sistema operativo libero, era riservato ai suoi studenti. Soprattutto era un sistema operativo che a Linus Torvalds non gli piaceva tanto per come era stato scritto, per certe scelte. Allora Linus Torvalds, che come tutti gli studenti ha un sacco di tempo libero, dice: sai che c'è, adesso me lo faccio io un kernel. E il 20 agosto del 1991, guarda caso giusto 20 anni fa, alle ore 2:12 della notte, che è l'orario standard per i nerd per fare queste cose, scrive questo messaggio, un messaggio che resterà storico nella storia dell'informatica. Su questo newsgroup, Compost Minix, i newsgroup sono una specie di forum dell'epoca, se mi concedete questa similitudine che mi lascia perplesso me stesso. Questo messaggio dice: ciao a tutti, sono Linus Torvalds, voi non mi conoscete, io studio con Tannenbaum, c'è questo Minix, io volevo fare qualcosa di simile, gli ho dato una mezza bozzata, siamo alla versione 0.01, quindi super preliminare, super instabile. L'ho scritto utilizzando una licenza libera, quindi se qualcuno mi vuole dare una mano, ci divertiamo un pochettino insieme, ci spippoliamo un po', ovviamente non vi aspettate grandi cose, è solo un hobby, non sarà grande e professionale come GNU, che all'epoca era già un mostro sacro, nonostante fosse incompleto. Un po' di gente vede questo messaggio, comincia a rispondere, dice: dai, sì, carino, fammelo vedere, se lo scarica, ci comincia a lavorare. Questo progetto, che si chiama Linux, qui il nome non viene citato, ma è Linux, questo kernel comincia a crescere. E comincia a crescere molto rapidamente. Diventa un qualcosa di serio, qualcosa di importante, si arriva ad una release 1.0, Linux funziona bene. Ad un certo punto arriva qualcuno e dice: scusate un attimo, noi abbiamo da una parte il progetto GNU, tutti i programmi di un sistema operativo tranne il kernel. Da questa parte abbiamo un kernel che ha bisogno dei programmi di un sistema operativo. Non sarà il caso di far incontrare questi due? Viene prenotato un bel ristorante, un bel tavolo, arrivano questi due, la candela e una rosa al centro, sboccia l'amore tra GNU e Linux e arriva il sistema operativo GNU Linux. Spesso il nome Linux barra GNU Linux diventa motivo di diatribe, perché c'è chi pensa che debba essere chiamato solo Linux e chi no, insomma. Andatevi a leggere qualche articolo al riguardo. Diciamo che nasce GNU Linux, un sistema operativo libero, totalmente libero, che in quanto tale può essere personalizzato in migliaia di modi differenti. Si possono fare quelle che si chiamano le distribuzioni. Cos'è una distribuzione o una distro, detta per gli amici? Una distribuzione è una particolare personalizzazione di GNU Linux. Chi vuole lo sfondo rosso, chi vuole lo sfondo giallo, chi vuole il programma, chi vuole quell'altro, ognuno può prendere i programmi del progetto GNU Linux, farci le modifiche che vuole, e rilasciare la propria versione, la propria distribuzione, come quando si compra la macchina. Chi la prende di un colore, chi la prende con certi allestimenti, sempre quella macchina è declinata in tanti modi differenti. Una di queste distribuzioni è appunto Ubuntu, di cui parlavamo prima, ma ce ne sono tante altre: Debian, Red Hat, Slackware, Fedora, Arc, Ubuntu, ce ne sono a tonnellate. C'è un sito che si chiama DistroWatch che le raccoglie tutte quante. Queste distribuzioni invadono il panorama dei sistemi operativi, ne arrivano tantissime, però curiosamente GNU Linux sembra che in realtà lo usino ben poche persone. Io vi dico, è falsissimo, e anzi faccio una scommessa con voi adesso, solenne, io scommetto quello che volete, che chiunque all'interno di questa stanza in un modo o nell'altro ha usato Linux. E non vi do neanche il tempo di dirmi quanto ci scommettete, perché tanto perdete, e adesso ve lo dimostro. Perché Linux, se ci chiedessimo dove
diavolo è Linux? Linux è in un sacco di posti diversi, che lo sappiate o meno. Per esempio sui telefonini. Questo qui è un telefonino con Android, si chiama Nexus S della Samsung, ma ce ne sono tanti di telefonini del genere. Ci sono dei televisori, alcuni modelli della serie Bravia di Sony, alcuni Philips e molti altri, montano Linux. Samsung anche, perché ormai anche i televisori sono dei computer. E ancora, lettori DVD, lettori MP3, macchine fotografiche, i POS. Molto spesso quando fate un pagamento, lì dietro c'è un computer su cui gira Linux, un computer molto piccolo, però c'è Linux. Una telecamera, questa non è una telecamera scelta a caso, c'è un mio caro amico che si chiama Andrea Gasparini che lavora su queste telecamere, che ci mette Linux sopra. Il suo lavoro è quello di fare sì che Linux funzioni sempre bene a bordo di queste telecamere. Però fin qui sono progettini che voi direte, vabbè, qualche migliaio di euro proprio nell'ipotesi peggiore. E soprattutto mi direte, ma io non ho mai usato una di queste cose. Ci credo un po' poco, però potresti avere ragione. Vi do altre prove. Questo treno si chiama Shinkansen, si trova in Giappone, è un treno ad alta velocità, esiste da tanti anni. Nelle ultime versioni a bordo c'è un computer con Linux che gestisce i motori, il riscaldamento, le comunicazioni, tutto. La borsa di New York funziona con Linux, la borsa di Londra funziona con Linux. La borsa di Londra fino a qualche anno fa, anzi fino a qualche mese fa, aveva un'infrastruttura informatica basata sulla tecnologia .NET di Microsoft, non li soddisfaceva, hanno cambiato con Linux. Hanno stabilito un record di velocità, io non pensavo che si potessero fare questi record di velocità, ma loro l'hanno fatto, quello della transazione finanziaria più veloce del mondo, ovvero incontro della richiesta di offerta, richiesta di acquisto, scambio dei soldi, scambio delle azioni, pochi millisecondi, qualche decina di millisecondi. .NET di Microsoft ci metteva almeno un ordine di grandezza in più, intorno al secondo. Non è un bel periodo per parlare di finanza e di soldi, però più veloci si fanno le cose più si guadagna, e la borsa di Londra è molto contenta di aver utilizzato Linux. Se vi è mai capitato di prendere l'aereo, o se state per prendere un aereo, ricordatevi che il monitor che il vostro controllore di volo, che sta decidendo l'altitudine, la velocità e la rotta del vostro aereo, affinché per caso non vada a infilarsi nella pancia di un altro aereo, cosa che a voi non piacerebbe, sappiate che quelle decisioni il controllore di volo molto probabilmente le sta prendendo sulla base di un monitor dietro il quale c'è un computer dentro il quale c'è Linux. Siccome Linux, nessuno ha detto che il software libero debba essere usato necessariamente per scopi pacifici, la Lockheed Martin recentemente ha vinto una gara d'appalto con la Marina statunitense per la fornitura di 15 sommergibili nucleari, nucleari nel senso di propulsione nucleare e testate nucleari dentro. Il controllo dei sistemi d'arma, dei sistemi di bordo, dei motori e di tutto il resto è fatto dai computer su cui c'è Linux. Se per caso vi è mai capitato di fare una ricerca su Google, di fare un aggiornamento di status su Facebook o di comprare un libro su Amazon, ricordatevi che la vostra ricerca, il vostro aggiornamento di status o il vostro libro, la vostra transazione, sono passati e sono stati gestiti da sistemi server su cui c'era Linux. Ed ecco che ho vinto la scommessa, perché io non ci credo che qualcuno di voi non abbia utilizzato soprattutto il primo. Infine, il tunnel Gelmini. Il tunnel Gelmini è LHC, perché questo si trova al confine tra la Francia e la Svizzera, mentre il tunnel Gelmini arriva al Gran Sasso, quindi non potrebbe essere questo. E poi è con Windows, il tunnel Gelmini. Su LHC, che è il più grande, se viene considerato il più grande manufatto tecnologico che l'uomo abbia mai costruito, un dispositivo che ha costato miliardi, un anello di 27 km di diametro, se non ricordo male, all'interno del quale passano dei flussi di particelle di adroni, di particelle come protoni, per esempio. Le particelle si scontrano, succedono un sacco di cose meravigliose, il rilevamento di questi dati, l'analisi di questi dati, la visualizzazione di questi dati sui computer dei fisici delle particelle è gestita da Linux. Se non vi bastasse, l'ultimo esempio, questo aggeggio qui, non mi ricordo come si chiama, ma è il supercomputer più potente del mondo, si trova in Giappone. Questo affarino qui monta circa 60.000 CPU della Intel, alcuni terabyte di RAM, alcune migliaia di GPU, di diciamo, chip grafici della Nvidia. Questo aggeggio consuma 9 MW di potenza, di picco, più o meno quello che serve ad una cittadina come Porto Sant'Elpidio, a occhio. Questo, ovviamente non è soltanto questo armadio, ce ne sono svariati altri prima e dopo, davanti e dietro. Su questo aggeggio qui, il governo giapponese, che lo usa per simulazioni di terremoti, simulazioni nucleari, previsioni meteorologiche, un sacco di cose, su questo oggettino qui il governo giapponese ha investito miliardi. Avrebbe potuto comprare i migliori programmatori della faccia del pianeta
e fargli fare un sistema operativo ad hoc per questo computer. Invece usa Linux. Vi ripeto, un progetto che era stato definito un hobby. E se andate su top500.org scoprite che l'equipaggio è il 90% dei 500 supercomputer più potenti del mondo. In quella classifica Windows figura all'ultimo posto con lo 0%. Insomma, per concludere, non so se il software libero diciamo sia la risposta, una risposta così universale come questo 42 qui sotto, che era una risposta importante. Io sono convinto di sì. Sono convinto che il software libero impatti molto positivamente sulle nostre vite e che impatterà molto di più, sempre di più in futuro. Ci sono decine di software basati sulla licenza GPL e su altre licenze libere. Non è solo Linux. LibreOffice, Firefox, Apache, Postgres, PHP, MySQL, Python, Drupal, Joomla, WordPress. Potrei continuare per ore a farvi esempi di software. Software che voi utilizzate tutti i giorni. Se cancellassimo il software libero dalla faccia del pianeta, Internet collasserebbe in un istante. Internet è praticamente retta dal software libero. Ciononostante, questa grande libertà deve essere gestita con grande attenzione. Ci sono continui attacchi alla nostra libertà di poter usare quello che ci pare e di poter fare quello che ci pare. Ed è anche per questo che ci sono associazioni benemerite come il nostro DUG che si occupano di promuovere, di diffondere, di evitare che la gente parli della coperta di Linux, come fa qualcuno. Per questo motivo, se non ci sono delle domande tra di voi, questo talk si esaurisce qui. Io invito Daniele Colò a salire sul palco. Avrei dovuto invitare anche Paolo Silenzi, ma noi vediamo virtualmente perché affetto da... Lo puoi seguire? Se mentre Daniele si aggancia al proiettore, se ci sono delle domande, è il momento migliore per farle. Faccio una domanda. Hai fatto la domanda da un milione di dollari. Come? Vabbè, la ripeto io per lui. Pietro dice, se è un progetto così grande, così importante, perché non si trova sui computer desktop? Se funziona così bene, perché non si trova sui desktop? Non è una risposta facile, ci vorrebbe un convegno soltanto per questo argomento. Ci sono tantissime ragioni, di natura commerciale, di natura simile monopolistica, legata al fatto che chi c'era già prima di noi si è avvantaggiato molto sul mercato dei desktop facendo un sacco di accordi. Non è sicuramente un problema di qualità, questo ormai è chiaro a tutti. C'è anche un problema, una certa resistenza al cambiamento da parte delle persone, che è una cosa innata. Tu vai al negozio, ti compri il tuo portatile o il tuo fisso, sai già che cosa ci troverai, perché in virtù di quegli accordi che ti dicono sopra e altre varie ragioni che insomma evitiamo di citare per evitare querele o cose del genere, ci trovi Windows sopra. Quando tu te lo porti a casa, tu cresci e maturi dietro a quel sistema operativo. Quando poi qualcuno ti fa conoscere un'alternativa, necessariamente qualche piccola differenza c'è rispetto a Windows, un diverso modo di far funzionare il computer c'è. Questa necessità di cambiamento è una forza che si oppone in maniera violenta alla penetrazione di Linux nei desktop. E poi ci sono anche dei problemi storici. In passato c'erano le interfacce grafiche bruttine, in passato c'era una carenza di software. Adesso tutti questi problemi sono stati risolti. Io penso che l'interfaccia di una distribuzione moderna sia molto più bella di quella di Windows 7 o di Windows 8 ancora, che farà cose. Questa resistenza al cambiamento è un problema grave, molto serio, molto pesante. E ce ne sono ancora tanti altri da dire, di motivi che giustificano il fatto che Linux su desktop non ci sia. Tuttavia io vedo. Prego. Sì, forse abbiamo un microfono da qualche parte. Un attimo sul palco che abbiamo di chiarirmi le idee. Dove io ho un computer che sono prima della PC, diciamo, della cosa informatica, e ovviamente gira con Windows. Per quello come computer ho pagato un certo diritto X punto e basta.
se ho ben capito, i due software libero, i requisiti del software libero dovrebbero essere libertà di utilizzo, di studio, di copia e di modifica, esatto? Io queste cose, queste libertà non le posso avere su Windows, no? Assolutamente. E invece su Linux, se lo dovessi applicare, lo potrei fare. Io, assolutamente sì. Diventando esperto, lo potrei studiare, modificare, proporre, eccetera. Esatto, esatto. Questo è il concetto. Sì, sì, esatto. Il codice di Windows è nascosto da qualche parte sotto la sede della Microsoft, dentro una mega cassaforte, non lo può vedere nessuno. È come l'amico Daniele mi suggerisce che è come la ricetta della Coca-Cola. Ed è vero, è un segreto industriale importantissimo per Windows, per la Microsoft. Su Windows non potete modificare nulla, ma proprio nulla, non se ne parla. Se voi scoprite un problema e lo segnalate a Microsoft, voi vi rimettete alla coscienza di Microsoft che quel problema lo risolva. C'è stato un annetto fa il caso di un bug, cioè di un problema, tra l'altro una vulnerabilità di sicurezza, una cosa che rendeva Windows insicuro, che era stata scoperta 8 anni prima e che Microsoft non aveva risolto, sperando che non diventasse mai nota, perché tanto facciamo quello che ci pare, le cose che scopriamo ce le teniamo per noi. Nell'ambito del software libero funziona molto diversamente. Se io scopro un bug e lo segnalo, ci sono questi 7 milioni potenziali di persone che possono risolvere il problema. Le possibilità di miglioramento progressivo del codice sono infinite. Chiunque può, scoperto quel bug, dire ok, questo lo so fare, lo risolvo io, mentre lo sistema su Windows questo non è possibile. E in generale su un software proprietario tutto questo non è possibile. Detto questo, Daniele Colò, già presidente del Fermolug, primo presidente del Fermolug, il secondo è a letto con la febbre, lo salutiamo tanto perché ci dispiace enormemente che non sia qui con noi, ci parlerà dell'altro compleanno che festeggiamo quest'anno, i 10 anni del Fermolug, ci spiegherà vita, morte, miracoli, progetti, passati, presenti e futuri del Fermolug. Sì, beh, innanzitutto una precisazione, non vi aspettate che io sia bravo come Andrea la divulgazione, soprattutto perché io ero qui a fare, dovevo essere qui a fare la spalla a Paolo Silenzi, che però non ha retto lo stress e quindi non ha retto lo stress della preparazione di questo convegno, quindi ha ceduto. Quindi mi vedrete utilizzare gli appunti di Paolo, perché per la sua parte non avevo idea fino a ieri sera di che cosa volesse parlare. E sì, sono i 10 anni di Fermolug. In realtà, se volessimo andare a fare i pignoli dalla data di fondazione di Fermolug, non sono passati 10 anni, sono passati 10 anni dalla prima volta che qualcuno dei membri di questo Lug si è visto, si è incontrato al Linux Dev organizzato da qualche altro Lug in Italia. Ma andiamo con ordine. Che cos'è un Lug? Qui Paolo aveva preparato una diapositiva. Il Lug è l'acronimo di Linux User Group, cioè Club Utenti Linux, è un punto di incontro tra tutti coloro che credono nella filosofia del software libero che così bene ha illustrato Andrea prima, e anche un modo di incontro per chi si avvicina per la prima volta a questa realtà. Gli incontri avvengono principalmente attraverso un sito web di riferimento, attraverso la mailing list di quel sito, e comunque poi il Lug organizza incontri, manifestazioni, convegni. E qui possiamo vedere un'anteprima del nostro sito web di riferimento, che è il sito del Lug, dove tra l'altro si dà notizia di questo convegno. Cosa fa un Lug? No, innanzitutto qui facevo presente Paolo che i Lug in Italia sono 180 circa. Ad essere onesti, in questo momento, ultimamente, fortunatamente, grazie all'avvento di internet, non fortunatamente, però grazie all'avvento di internet, le discussioni diventano molto più virtuali e i Lug in generale, non è il caso del Fermolug, stanno vivendo un momento di stanca. Non si assiste più a nuove fondazioni di Lug, e anche alcuni di quelli esistenti, specie qui vicino a noi, nelle città più piccole, hanno cominciato hanno chiuso i battenti. Comunque un Lug fa promozione del software libero, predispone le liste di discussione, organizza incontri come questo, organizza il Linux Day, organizza installazioni guidate o giornate di incontro in cui
cui queste le installazioni virtuali, le difficoltà che gli utenti incontrano vengono risolte. Nel caso nostro organizzano anche cene, birre, centerpe o il tartufo di Pierluigi che io non ho potuto gustare l'ultima volta che mi siete visti. Perché lo facciamo? Paolo mi ha fatto qui un appunto, perché facciamo quello che facciamo? Io ve lo leggo. Facciamo quello che facciamo per divertimento e per passione, perché crediamo nelle nostre idee, perché desideriamo proporle, perché ci piace Linux, perché condividiamo il principio del software libero, perché siamo un gruppo ben assortito di buoni amici. Dopo che Linus Torvald, tornando a questa diapositiva, dopo che Linus Torvald nel 91, come ha descritto Andrea, rilasciò il codice di Linux, diventato poi il cuore del sistema GNU Linux, hanno cominciato a diffondersi, soprattutto in seguito alla realizzazione delle prime distribuzioni, i primi lupi in Italia, i primi lupi nel mondo e successivamente anche in Italia. All'inizio erano per lo più nelle sedi universitarie, il primo in Italia è stato il Pluto che nacque nel 92, quindi nel 91 Linus Torvald fa quella mailing list, nel 92, quel messaggio della mailing list, nel 92 viene fondato il primo lupo in Italia. Come dicevo, ne esistono 180, il loro lavoro viene coordinato dall'ILS, che è l'Italian Linux Society, che coordina e coordina il lavoro dei LUG e aiuta a organizzare ogni anno il Linux Day. Il Fermo LUG, io qui ho raccolto, questa era la parte mia, qui ho raccolto da ottobre 2001 ad oggi, quindi ottobre 2011, 10 anni del Fermo LUG, la storia del LUG, e ho utilizzato delle metafore, diciamo, relative al mondo dell'informatica. Ottobre 2001, maggio 2004, il nostro garage, perché adesso a leggere i giornali, quando si racconta la storia di qualunque società di informatica operativa, pare che negli anni 80 nella Silicon Valley ci fosse tutti i garage con dentro qualcuno che stava lì a preparare computer o cose del genere. Il nostro garage è stato quel periodo lì, da ottobre 2001 a maggio 2004, in cui abbiamo posto le basi del LUG. Da maggio 2004 ad ottobre 2007, data di un evento che poi vi andrò a descrivere, diciamo, è la nostra fase di avvio, il boot del sistema operativo che abbiamo costruito nel garage. Da ottobre 2007 ad oggi una fase di stabilità e da domani in poi quello che abbiamo in cantiere, in beta testing, le iniziative future che vedrete da qui ai prossimi mesi. Andiamo a quello che successe da ottobre 2001 a maggio 2004. Questa era la parte che doveva fare Paolo, anche perché io non c'ero. Parliamo di un periodo in cui stavano nascendo le prime distribuzioni di software che erano facili da installare. Ricordiamo qui quella che vediamo qui, era la Mandrake, che faceva da pioniera nei desktop degli smanettoni dell'epoca, e avevano degli automatismi che consentivano di installare tutto il software e tutto l'hardware in maniera abbastanza semplice. E in quegli anni gli appassionati del LUG di Fermo sperimentavano le interfacce grafiche, sfruttavano le performance del kernel Linux per delle emulazioni estreme. Qui vediamo una foto del desktop di Paolo dell'epoca, che aveva contemporanea Amiga e Amiga OS e addirittura Windows 98, che giravano in emulazione su un Celeron 300. Paolo è un po' strano, sta male l'emulazione 300, vedi? Questa è la schermata di quello che era il sito del LUG nel 2003, anno in cui organizziamo qui a Fermo il primo Linux Day. Il LUG all'epoca ancora non era un'associazione. Qui c'è una curiosità. Questo era basato su un CMS, un sistema di gestione dei contenuti, il sito,
Io all'epoca ero entrato nel gruppo di Fermo da poco, ho cominciato a incontrarmi con loro nelle nostre birre, già all'epoca, alle birre serali, e fummo vittima di un atto di hacking, cioè ci fregarono il database del sito, sfruttando una vulnerabilità di quello che era software libero comunque, perché era scritto, era un CMS libero. Ci rubarono il database e ci scrissero una mail dicendo: voi avete una vulnerabilità sul sito per colpa di questo. Come se fosse una lezione, questo hacker, che ricordo fosse sloveno, ci fregava il database per qualche tempo, che poi ce lo restituì e aveva ragione. Aveva ragione, c'era una vulnerabilità che non avevamo corretto, ma eravamo un po' alle prime armi. Questo è il Linux Day del 2003. Qualcuno si riconoscerà, non so se c'è qualcuno presente, sì, c'è giusto Pepe presente. Linux Day 2003 organizzato dal Lugal, dall'allora, che ancora non era effettivamente ancora un'associazione, al San Carlo, al Ricreatorio San Carlo, in questo periodo, sempre nel mese di ottobre, e successivamente a quello organizzammo anche un sempre lì al Ricreatorio San Carlo una rassegna cinematografica. Il gruppo cominciava a rodarsi e organizzammo una rassegna cinematografica che ebbe una buona partecipazione, sempre sui temi dell'innovazione tecnologica e sui film che riguardavano queste cose. Ricordo proiettammo Revolution OS, Sinapsi, Matrix, insomma, film ebbe una buona partecipazione. In seguito a quello, anche per il lavoro di quei volontari, fondammo l'associazione vera e propria e dal maggio del 2004 il Fermulug è un'associazione culturale a tutti gli effetti. Tra l'altro, grazie anche all'assessore Trasatti, che adesso è iscritta alla consulta dell'associazione del Comune di Fermo. E da lì in poi iniziamo ad organizzare degli eventi. Il primo evento fu il Linux Day del 2004, che rispetto a quello del 2003 segnò un deciso passo in avanti. Fu organizzato a Porto San Giorgio, comune con cui avevamo già iniziato una collaborazione all'Informa Giovani, dove facevamo dei corsi di informatica, avevamo organizzato dei corsi di informatica su software libero, e era il 2004, presso l'Informa Giovani, che tuttora ha i computer, l'Informa Giovani di Porto San Giorgio, installati con Linux, se ci stanno ancora, perché dal 2004 erano già vecchi, che utilizzavano gli utenti per navigare su internet. Vi dicevo, qui fu fatto su due date il Linux Day. Noi ci siamo sempre distinti: in Italia lo stesso si fa in una data, il Linux di Fermo grosso modo la fatti quasi sempre su due date. Una parte prima, il giorno prima, più diciamo più tecnica, la seconda, la prima parte più discorsiva, la seconda un po' più tecnica. Addirittura facemmo sessioni mattina e pomeriggio, dimostrazioni e pratiche, non ci crederete, anche domenica mattina presto veniva gente c'era un buon riscontro. Il Linux Day del 2005 sempre fu fatto tra Fermo e Porto San Giorgio. Presentammo il venerdì un libro, il 26, qui ci eravamo un po' allargati, non ne parlavamo solo di Linux, parlavamo anche di tecnologia in generale. Presentammo un libro che, se lo trovate in giro, ve lo consiglio. Era Alla ricerca della stupidità, 20 anni di Sacchi dei Tech, con una presentazione del professor Luigi Sacchi. E era un libro che, se lo trovate, ve lo consiglio. Il giorno successivo, il Linux Day vero e proprio, web semantico, Open Office, che era la release 2.0, era un'innovazione notevole. Il 27, installazioni, installation party, quindi con tutto quello che ne seguiva. Ritornammo nel 2006 al Ricreatorio San Carlo, la faccio breve, parliamo di licenze, di gestionali e montaggi video. Questo è l'evento che vi dicevo.
nell'ottobre 2007 organizzammo un Linux Day veramente tosto con l'intervento dell'allora dirigente provinciale all'informatica di Roberto Lascino, che all'epoca era il responsabile dell'IR, dell'Istituto di ricerca delle Regioni Marche sulle scuole, per l'innovazione nelle scuole. Il responsabile di ricerca e sviluppo della Sigma, che è una delle aziende più innovative che ci sono nei dintorni, l'ASL, il nostro Filippo Moroni che parlava di open source in Confindustria, e beh, intervennero le autorità. Fu un Linux Day molto partecipato, eravamo all'auditorio San Martino, la sala multimediale, sala multimediale che era strapiena, stracolma, arrivavano le persone alle scale, adesso la sala multimediale non c'è più, adesso ci sono dei pesci dentro perché ci piove, penso che questo sia stato, da lì si è segnato la differenza, si è visto che noi potevamo organizzare qualcosa di importante, e da lì in poi è venuta la fase della stabilità. Quindi ad oggi noi abbiamo organizzato diversi eventi, qui ho messo il pinguino davanti per rappresentare la stabilità, anche perché se no il gabbiano sotto da solo non si capiva quello che stava a fare. E vabbè, il Linux Day del 2008, che fu lo stesso, non forse sui livelli di quello del 2007 con la partecipazione delle autorità, ma comunque di livello elevato. 2009, lo stesso Linux Day, quello dell'anno scorso, con presentazioni sull'hardware, sul software, sull'hardware su cui girava Linux, sull'ultima uscita di Ubuntu, comunque molto pure quello partecipato. Quello di quest'anno, la settimana scorsa, perché noi gli eventi li organizziamo su due settimane, su due date, come dicevamo, e oltre a questo noi abbiamo organizzato i vari corsi che dicevamo, gli installation party, le rassegne cinematografiche, ma anche i convegni. Ubuntu at Fermo dell'anno scorso, che ha visto la partecipazione di molti sviluppatori della distribuzione più diffusa sul mercato, proprio in questa sede, che tra l'altro ha avuto un ottimo riscontro a livello mondiale sulle varie mailing list degli sviluppatori Ubuntu, perché la location è davvero particolare, quindi sia per la location che per i contenuti è stato un gran successo, e siamo ad oggi col convegno di oggi, che vuole essere l'inizio di una nuova fase del Fermo Lug. E adesso vi vado a descrivere quello che noi abbiamo in cantiere, che aveva preparato Paolo. Noi stiamo lavorando a diversi progetti. Quello che a cui francamente tengo di più, che si è cominciato quando sono stato presidente io negli anni scorsi, che adesso vede la sua realizzazione in maniera importante, è il progetto del Thrasher. Quella lì è la foto dell'ufficio di Paolo, una parte dell'ufficio di Paolo, dove stiamo ammucchiando hardware dismesso da enti, aziende, istituzioni, che sistemiamo, ovviamente il lavoro totalmente volontario, sistemiamo, installiamo distribuzioni Linux che possono girare anche su hardware non di molte prestazioni, e lo doniamo a istituzioni di volontariato, ad associazioni, a scuole, a centri di aggregazione. Ne abbiamo mandati 20, allora, andando con ordine, forse il primo che abbiamo mandato 20 computer in Umbria a un convento che li usa per fare formazione, realizzato due aule multimediali per la formazione per adulti, e li abbiamo dati alla comunità di Capodarco,
alla scuola Betti forse qualcosa nel progetto che abbiamo fatto. Ne abbiamo spediti in Africa per un progetto di collaborazione con delle associazioni non governative. Insomma, stiamo lavorando. Questo perché è importante su due lati, soprattutto quello della dismissione dei rifiuti tecnologici è un problema che sta diventando molto importante. In un computer che voi buttate nell'immondizia ci sono metalli pesanti, plastiche, tutto materiale altamente inquinante e non ci si rende conto, ma per l'elevata i tempi di obsolescenza che sono sempre più rapidi, il contenuto di questi rifiuti è enorme, nelle discariche è enorme. Noi cerchiamo di dargli una seconda vita per scopi sociali. Abbiamo in corso una collaborazione con le scuole, che poi qui non mi dilungo, ve la illustrerà Christian. Abbiamo realizzato alla scuola Betti un album multimediale che poi vi dico, Christian vi descriverà con più particolari, è un bellissimo progetto. E poi organizziamo eventi, manifestazioni, facciamo gruppo anche con manifestazioni ricreative e speriamo che per il futuro possiamo avere una maggiore collaborazione dalle istituzioni per realizzare i progetti che abbiamo in campo. Ho cercato di stare nei tempi. Domande? Domande intanto ne ho una io. Perché ad un certo punto durante il tuo talk hai fatto un riferimento alla fase un po' declinante di certi LUG, perché effettivamente i LUG nascono in un'epoca nella quale si era un po' tutti quanti divisi perché non c'erano banda larga, DSL, robe varie, e quindi il LUG aveva un senso, era un aggregatore locale di persone che condividevano gli stessi interessi. Adesso un ragazzino si compra il computer, c'ha internet a casa, ma su internet può accedere a delle comunità larghe, X miliardi di persone, 7 miliardi di persone. Quindi effettivamente i LUG hanno una fase di stanca. Tuttavia, e non lo dico soltanto perché ne facciamo parte, ma perché oggettivamente ci viene riconosciuto, il Fermo LUG è uno dei LUG che si sta più dando da fare e che fa un sacco di cose. L'elenco che ci hai fatto è impressionante e ci sarebbe molto altro da dire. Secondo te perché il Fermo LUG riesce ad essere così attivo a differenza degli altri? Io rispondo con una battuta. Voglio vedere per email a mangiare il tartufo di Pierluigi. No, facciamo aggregazione, cioè adesso diciamo che ci troviamo bene insieme, no? Quindi alla fine questo è anche un pretesto, siamo un gruppo di appassionati di tecnologia, poi sì, abbiamo questo tipo di passione che ci unisce, ma alla fine quello che conta è il gruppo, quindi le cene, l'amicizia, si va, e poi però quando c'è da fare le cose serie, si fanno le cose serie, si organizza. Io non so quello che è successo negli altri LUG, qui abbiamo messo sempre prima l'aspetto, diciamo, dello stare insieme e del fare qualcosa, poi per fare qualcosa per gli altri era veniva naturale. Quello che succede in giro non lo so, noi anche abbiamo una mailing list dove ci confrontiamo, dove risolviamo problemi eccetera, questo non esclude il resto. Stasera siamo tutti a cena insieme. Certo. Ok, va bene, sono molto d'accordo con Daniele. Se non ci sono domande dal pubblico, e ce n'è una, Luca, vai. Gli fornite il microfono. La valletta, c'è la valletta. Ma stavo sapendo, c'è soltanto una domanda di curiosità, ma a livello burocratico è aumentato il tempo per gestire, ci vuole più documentazione da presentare, che dopo tutto un LUG è un'associazione di volontariato, volevo sapere se è più dispendioso a livello di più documentazione allo Stato, non so, adesso si è più complicato, forse questa è una... Ti rispondo perché essendo stato il primo presidente del LUG, ho seguito io la fase dell'epoca della fondazione.
delle difficoltà burocratiche ci sono state, perché poi sono dovuto andare all'ufficio delle entrate, così. Nel tempo non sono aumentate tantissimo, perché comunque vabbè, dobbiamo presentare un bilancio, adesso dobbiamo avere un tesoriere, ci stanno dei piccoli, cioè per un'associazione sono gli obblighi che hanno tutte le associazioni. E sì, c'è una parte burocratica, del resto nessuno ci obbligava comunque a costituirci un'associazione, l'abbiamo fatto per poterci meglio interfacciare con gli enti, però non è poi così terrificante, cioè, vabbè, noi tra i nostri soci c'è anche un commercialista che ci dà una mano, però non è impossibile, c'è una parte, diciamo, di costi, perché comunque per la fondazione abbiamo dovuto pagare la registrazione all'ufficio delle entrate, abbiamo dovuto, vabbè, varie cose bollate, eccetera, però comunque le difficoltà burocratiche non sono le maggiori, le difficoltà magari sono quelle di tenere viva un'associazione, perché magari tutti noi avremo l'esperienza con qualche associazione dove capita che magari si incontrino dei periodi in cui ci siano delle fasi in cui si stanca e in cui non si va avanti, e quella è la difficoltà burocratica non ci ha mai spaventato più di tanto. Altre domande? Credo che non ce ne siano, quindi io ringrazio Daniele Codò e gli facciamo un bel applauso. Anche per Paolo. Ho scritto gli appunti. Un applauso virtualmente esteso anche a Febbricitante Paolo. Io invito Daniele Codò intanto a liberare il direttore, per dare una mano al professor Davoli per poterlo agganciare, perché il professor Davoli è il prossimo relatore. Prima però un paio di saluti, perché oggi Fermolupe non è l'unica associazione che c'è in questo magnifico auditorium, ce ne sono almeno altre due. Una è l'Avis di Fermo, un'altra è l'associazione Aloe, sempre di Fermo. L'Avis la conoscete bene, impegnata nell'ambito della donazione del sangue, associazione a livello nazionale. Aloe è un'associazione che si interessa di sostegno alle missioni religiose in Africa, in Sud America, visto dal loro volantino anche in Asia. Un'associazione molto interessante che è stata fondata a Fermo nel 98, in fondo trovate il banchetto di Aloe e anche il banchetto dell'Avis, dove potete raccogliere informazioni se le volete. Prima del professor Davoli un altro saluto che facciamo per una persona che è oggi qui con noi, che arriva da lontano, dalla capitale, è Flavia Weischitz, che si è unita da poco. Con Flavia c'è un legame speciale, perché lei è stata qui al San Martino, proprio qui a gennaio, per Ubuntu at Fermo, ha fatto un bel talk con Silvia Bindelli su Ubuntu It Women, quindi ormai è diventata amica del Fermolug, è consigliere della comunità italiana di Ubuntu It, poi direttivo della comunità italiana di Ubuntu, di cui è anche portavoce, e quindi ci fa molto piacere che sia qui con noi, la salutiamo con un bel applauso. Tra l'altro do notizia in anteprima, credo, in anteprima pubblica, perché Flavia non è l'ultima volta che sarà qui con noi, perché tra un paio di settimane tornerà a Fermo per presentare il suo primo libro da autrice, da scrittrice, un romanzo molto bello che si chiama Fiore Imperfetto, per i tipi di Albatros in filo. Si terrà alla libreria Ferlinghetti alle ore... È stata fissata un'ora, Flavia? In serata, credo, tarda serata, comunque sicuramente riceverete messaggi, spam, noi siamo molto bravi a spammare, quindi riceverete il materiale, riceverete le locandine alla libreria Ferlinghetti. Quindi grazie Flavia per essere qui con noi e passiamo al talk del professor Davoli, che è qui a fianco a me. Professor Renzo Davoli è associato presso la facoltà di informatica dell'Università di Bologna, ci raggiunge proprio dalla città di Bologna, dove insegna vari corsi, sistemi operativi, modellazione di sistemi virtuali, design di sistemi virtuali, soprattutto mi piace ricordarlo come ideatore, se non sbaglio, e direttore del Master in Scienze e Tecnologie del Software Libero, credo sia l'unica esperienza in Italia di questo genere. All'inizio c'era anche un master all'Università di Pisa, il nostro è sopravvissuto. Okay. Quindi bene, molto bene che sia sopravvissuto. Master molto interessante che riguarda il software libero, è davvero una cosa molto interessante. Le benemerenze del professor Davoli non si fermerebbero qui, è anche presidente di Assoli, l'associazione per il software libero. Associazione molto interessante, molto importante, considerate che tra i soci di Assoli c'è anche Richard Stallman, di cui abbiamo parlato, quindi capite bene la portata.
Il talk del professor Dauli riguarderà l'etica del software libero e come il software libero può adattarsi alla pubblica amministrazione, e io mi taccio immediatamente per lasciarmi spazio. Allora, grazie. Tolgo il collo dei fili. Vi ringrazio di avermi invitato, è stato un piacere parlare di queste cose, e volevo dire che festeggio anche un po' dei miei anniversari personali che voglio condividere con voi. Stavo facendo i conti che è da 35 anni che sono informatico, e infatti sono una persona molto fortunata, nato nel 64, nel 76. I miei genitori volevano avere uno studio commerciale molto all'avanguardia, quindi comprarono un computer con memoria nucleodifferita, un computer che si programmava su un assembler. Io avevo 12 anni, non esisteva di personal computer, ed era una festa per me, ragazzo, poter avere uno strumento simile a disposizione. E mio padre, mi ricordo, chiamava i programmatori dalla Svizzera, perché non c'era programmatore in Italia. La seconda versione del programma di contabilità gliela feci io, e nacque una grande passione, una tara che adesso faccio scontare ai miei studenti che vogliono una laurea in informatica. Infatti sono 25 anni che calcolo le scene delle aule universitarie, prima da garzone di bottega, quello che ora chiamano precari, poi da ricercatore, poi da professore. Sono 20 anni che invece lo faccio in maniera istituzionale. Quindi vedete, di ricorrenza ce ne sono tante. Ho il telecomando, non sono abituato. Questo ve l'ho già spiegato, ma ciò che volevo farvi notare è che oggi Apple e Software sono l'odierna espressione della dualità spirito-materia. Non abbiate paura di dire per bene che cos'è l'hardware e che cos'è il software. Tutto ciò che è fatto di atomi è hardware. Il software è conoscenza. Quindi, quando si parla di software, non si parla solo di programmi per l'elaborazione, si parla di musica, poesia, barzellette. E infatti, ciò che non mi era chiaro e non mi è ancora chiaro è perché mai il software non debba essere libero. Io programmavo e non ho fatto software libero da quando avevo 12 anni, perché era il modo naturale di fare le cose. Oggi non vi domandate, quando ho raccontato una barzelletta, ma questa è libero o no? E oggi scrivo codice come un poeta scrive poesie, è il mio mestiere, è ciò a cui ho dedicato la vita. Quindi l'hardware è un oggetto fisico e la OSI ci dà la legge fondamentale dell'hardware. Se vogliamo metterci anche l'energia, così facciamo contento Einstein, nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma, al massimo nella trasformazione dovete mettere anche l'energia. È un aggregato di atomi e, come ha detto Andrea prima, per l'hardware c'è il concetto di proprietà. Tutti i sistemi giuridici del mondo hanno dato un'idea di proprietà, o proprietà collettiva o proprietà personale, però tutti parlano di proprietà perché l'atomo non ce lo possiamo condividere, o uno ha l'atomo o l'atomo è dell'altra persona. Invece la conoscenza no, sulla conoscenza non si aprono queste cose. La conoscenza si moltiplica a costo zero. Se volete moltiplicare un'automobile, avete bisogno di materia per moltiplicare. Se volete moltiplicare una barzelletta, no, potete raccontarla a qualcuno, la può raccontare agli altri. E ricordatevi che la musica, la poesia, le ricette di cucina fanno tutte parte di questa categoria di conoscenza. La conoscenza più è disponibile, più genera nuova conoscenza. E l'unico modo per limitare la conoscenza è uccidere qualcuno, lobotomizzare qualcuno, altrimenti la conoscenza si moltiplica automaticamente. Questo è un programma, sono lo stesso programma,
Il primo è scritto nel codice sorgente, quello che, come diceva prima Andrea, se impariamo come questo linguaggio siamo in grado di gestire, questo non lo sa, al di là di piccoli esempi, non è possibile capire che cosa faccia. Questa non è una pipa. Perché non è una pipa? Perché se fumate lo schermo non c'è nessun piacere. E perché l'immagine della pipa, e questo è chiaro a tutti, quello che non è chiaro è che questi non sono programmi. Non sono programmi perché sono scatole con dentro dei CD, e di quelle potete ne assumete la proprietà, sono atomi e hardware, e di quello avete la proprietà. Mentre invece del software avete solo una licenza di utilizzo. Anche di un libro, quando andate in una libreria a comprare un libro, la carta, l'inchiostro lo comprate, la licenza sul software libro, sul software romanzo, è scritta nella terza di copertina. Tutte queste cose, ho detto, hanno la stessa natura, sono software. E quello che sta succedendo, la rivoluzione del terzo millennio, è che il software si è staccato dall'hardware. Noi avevamo dei sistemi che erano basati sul trasferimento dell'hardware per trasferire software, quindi si pensava che il romanzo fosse fatto di carta, che la musica fosse fatta di vinile, e invece no, non più. L'hardware, il software vive di vita propria, e la rivoluzione della tecnologia, della comunicazione, dell'elaborazione ha fatto questo. C'è un problema grave. Il problema grave è che i poteri economici che usavano le vecchie metodologie tardano a morire. Ho parlato proprio di morire. Il fatto che si tenda a mantenere vecchi modi di gestione della conoscenza è contrario al progresso. Sarebbe come se oggi pretendessimo di mantenere aperte delle botteghe di maniscalchi. Infatti l'editore moderno si chiama Google. L'editore è quello che mette d'accordo la domanda e l'offerta di software, di conoscenza. Non deve essere il carceriere della conoscenza all'interno dei supporti. Quindi l'hardware e il software sono duali, non sono solo diversi come c'è scritto nel lucido. Il software ha un autore, l'hardware ha un proprietario. Ricordate sempre che la libertà fondamentale sul software si chiama libertà intellettuale, questo è il diritto fondamentale, mentre invece sull'hardware è la proprietà. Il primo è disponibile in quantità illimitata, nonostante che vogliano farci credere che sia disponibile in quantità limitata, perché vogliono farci sopra economia, cioè l'economia è la scienza che studia la condivisione di risorse scarse. Se la risorsa è disponibile in quantità illimitata, non c'è economia. Non bisogna fare economia sul software in quanto tale. Come vediamo dopo, si deve fare economia sul lavoro. E dopo vediamo perché. Questo è naturalmente scarso. E bisogna stare attenti a usare le parole in maniera giusta. Il diritto fondamentale sulla conoscenza è la libertà intellettuale. Grazie a questo principio siamo qua oggi e grazie a questo principio esistono scuole, università. Se negassimo questo principio crollerebbe tutta la civiltà. Infatti bisogna stare attenti, va bene, questo è uno spot, no, torniamo al lucido prima. Bisogna stare attenti alle parole. È sbagliato ed è un controsenso anche giuridico parlare di proprietà intellettuale. È sbagliato. Perché? Perché quando uno parla di proprietà pensa a un diritto permanente. Quando è che la proprietà sull'altro, pensate alla proprietà dell'auto, della casa, quando è che permette la proprietà? Lo potete perdere la proprietà sull'altro per vostra volontà, perché vendete il bene. Oppure ci sono limitati diritti di eccezione al diritto fondamentale, per esempio usucapione, esproprio per motivi di pubblica utilità, e questo è l'altro. Il software lo dovete pensare esattamente al contrario, uguale.
Il diritto fondamentale si chiama libertà intellettuale, che è il diritto permanente e che non si perde più. Mentre ci sono alcuni diritti, diritto economico d'autore, brevetto, marchio per esempio, che sono delle limitazioni temporanee e quindi dobbiamo chiamarle con il nome appropriato, si chiamano eccezioni al diritto fondamentale di libertà intellettuale. State attenti che le parole spesso nascondono delle insidie, perché chi dice che bisogna riformare questi diritti, se non si parla di proprietà intellettuale, sembrano dei rivoluzionari che vogliono minare le basi della cultura liberista, per esempio. Nulla di tutto questo. C'è più liberismo nella libertà del software di quanto ce ne sia nel software proprietario. E andiamo a vedere. Prima avete visto le libertà di Stallman. Nel 98 Peres dà un'altra definizione, basata tra l'altro sulle definizioni date da Debian, che come vedete è molto diversa. Se questa sembra presa da la Costituzione di uno Stato, questa è proprio una checklist, una lista di cose da controllare per dire se tutte queste cose sono state rispettate o meno, ok? Al di là della definizione, nessuno lo ricorda a memoria, voglio dirvi che se questo è software libero, cioè l'insieme delle licenze che sono riconosciute software libero, se volete, l'insieme dei programmi che hanno la qualità del software libero, questo è software open source. Quindi l'altra definizione è praticamente identica a meno di una licenza in disuso. Quindi di fatto sono due modi, da informatico mi verrebbe dire, uno operazionale e l'altro denotazionale, di rappresentare la stessa entità. Ma ecco, questo è Richard Stallman, questo è Perens. Perens ha avuto un effetto positivo sulla comunità, quello di far capire queste cose anche a presidenti di consiglio di amministrazione e società. Se andate da un CEO, da un presidente del consiglio di amministrazione a parlare di libertà, vi guarda e vi dice: ma io voglio fare incassi a fine mese. Mentre invece l'altro è una cosa più operativa. E anche se andate proprio esteticamente dal presidente del consiglio di amministrazione con Stallman o con Perens, potete capire a chi daranno più ascolto. Oggi si usa un termine unico. No, Stallman appare un muro appena sceso dalla montagna, quale in realtà è, e quindi è più lontano culturalmente. Si usa questo termine in cui anche nella accezione inglese si mette la parola libre, presa dalla cultura latina, proprio perché sia free, che dà l'idea di gratuito, che open source sono fraintendibili, open source perché sembra che solo guardando, rendendo disponibile il codice sorgente diventi open source, niente di più falso, è una sola delle 10 voci della checklist. Ho fatto questo lucido per farvi notare le libertà di Stallman cambiando la parola programma con la parola conoscenza. Libertà di eseguire il programma, libertà di usare la conoscenza per qualsiasi scopo è la libertà di pensiero. Libertà di studiare è libertà di studiare il programma, la conoscenza, libertà di studio e sperimentazione, la libertà di copiare la conoscenza, di trasferire la conoscenza, la libertà di parola, di stampa, di insegnamento, la libertà di migliorare la conoscenza, la libertà di ricerca. Noi il software libero ce l'abbiamo scritto nella Costituzione. Allora, andiamo a vedere sì, partiamo da qua. Università, perché a me sta cara, è l'ente pubblico che conosco meglio. Io lavoro in un'istituzione che è un ente pubblico, trasmette conoscenza, ha doveri didattici, crea nuova conoscenza, ha doveri di ricerca e ha doveri anche il terzo dovere verso il territorio. Deve parlare con il suo territorio e creare ricchezza. Alcuni cattivi pensieri sull'università, ma anche sugli altri enti pubblici. Bisogna ridurre i costi, falso, perché se
ridurre gli sprechi è una cosa, ma non si possono ridurre i servizi. E poi spesso, riducendo i costi immediati, si possono aumentare i costi futuri. Quindi è come aumentare il debito pubblico. L'università deve seguire le esigenze delle aziende. Anche questo è falso. L'università, se in informatica le aziende del territorio venissero a chiedere quello di cui hanno bisogno oggi, noi arretreremmo, siamo noi a dover dire alle aziende dove andrà il futuro e quindi le aziende devono seguire i nostri consigli per evolvere. Le università non sono aziende. E andiamo a vedere questa dualità, aziende ed enti pubblici. Le aziende, ognuno deve fare il suo ruolo e deve essere chiaro, ma sono duali. Le aziende devono massimizzare il reddito, aziende che si vengono a proporre come mecenati, come enti di beneficenza, ovviamente stanno barando al gioco, perché le aziende alla fine devono chiudere il bilancio e dare il reddito, fanno il loro mestiere, devono fare il loro ruolo. Gli enti pubblici no, gli enti pubblici devono fornire servizi ai cittadini, non devono fare reddito, devono limitare, minimizzare gli sprechi, ma non devono ridurre servizi, se no generano altri costi dall'altra parte, non fanno il loro dovere. C'è una differenza fondamentale fra un imprenditore e un funzionario pubblico. Detta brutalmente, l'imprenditore paga del suo, il funzionario pubblico paga con i soldi di tutti. Ed è una differenza fondamentale. Tanto di cappello agli imprenditori. Gli imprenditori hanno il rischio d'azienda, fanno scelte sbagliate, chiudono il bilancio senza utili, poi falliscono. Il problema è che i pubblici funzionari hanno un ruolo completamente diverso. Sbagliano i funzionari pubblici, aumentano i costi per tutta la comunità, ma gli enti pubblici non possono fallire e quindi va a finire che danneggiano l'intero sistema paese. Quindi è molto diversa il ruolo. Pubblici funzionari e aziende sono uno contro l'altro nella trattativa. Non devono mai essere, diciamo, in combutta con le aziende, perché i pubblici funzionari sono coloro che difendono gli interessi dei cittadini verso le aziende. Sono quelli che devono mettere i paletti alle aziende. Tua azienda fin qua puoi, oltre no, perché sennò vai a ledere l'interesse del cittadino. Quindi, secondo voi un'azienda deve scegliere software libero? Chi vota sì, alzi la mano. Chi vota no? Ha ragione quelli che hanno votato no. Non devono scegliere software libero, sono liberi. Noi stiamo per la libertà, figuriamoci, neanche diciamo a un privato che deve scegliere software libero. Le aziende sceglieranno software libero se per loro è conveniente. È giusto che sia così, però state attenti, molto spesso le aziende scelgono software proprietari perché sono, permettetemi il termine, ignoranti, non sanno che esiste l'alternativa e non sanno i benefici delle alternative. Perché conviene usare software libero? E a questo punto uso una citazione molto colta. Conoscete questo brano? E adesso andiamo a vedere perché cito gli 883. Con il software libero si paga non si paga la licenza, ma si paga il lavoro, cioè si pagano lo sviluppo, le personalizzazioni, il bug fix, la documentazione, la formazione. Quindi il mercato del software libero cambia l'entità da pagare. Non si paga la replicazione, si paga il lavoro. Tra l'altro si genera lavoro. I programmi possono essere liberamente usati e distribuiti, ma i servizi sono retribuiti. E ora veniamo al problema: il software libero non è gratuito. Prendiamo l'azienda X. L'azienda X vede un bellissimo software libero, lo scarica da rete, di contabilità, diciamo. Lo scarica da rete, lo prova, lo usa e dice: che bello, adesso ne faccio il programma di contabilità della mia azienda. Se fa solo questo, non ha capito niente del software libero, perché domani può darsi che occorra un cambiamento a quel programma, può darsi che venga trovato un errore a quel programma.
quell'azienda, se ha capito lo spirito del software libero, non paga la licenza, ma farà un contratto magari con l'azienda che ha fatto il software per garantirsi e per avere gli aggiornamenti. Ok? E allora a quel punto paga, ma paga i servizi, non il software. Perché lo deve fare? Ma sempre c'è il rischio d'azienda, se l'imprenditore non lo fa, nessuno lo obbliga, ma poi se le cose vanno male fallisce l'azienda. Se lo fa, ha l'arma contrattuale per dire entro 48 ore ho bisogno di quell'esigenza, tua azienda vieni qua e mi fai il servizio. Notate tra l'altro una forte differenza. È un contratto con un'azienda del luogo, quindi c'è una ricchezza del territorio, anche ricchezza intellettuale del territorio, non soldi che prendono l'aereo e se ne vanno dall'altra parte dell'Atlantico, no? Un'altra cosa che non considera l'imprenditore quando prende il software proprietario sono i costi di lock-in. La licenza è il minimo del costo. Ci sono i servizi, ma poi ci sono i costi di uscita. Un giorno bisognerà prendere quella soluzione e cambiarla, usarne un'altra. A quel punto ci saranno dei costi. E ovviamente le aziende del software proprietario faranno di tutto per massimizzare questi costi. Le aziende del il software proprietario crea dipendenze monopolistiche. Se avete un software proprietario, facciamo proprio il caso limpido. Quel programma di contabilità, invece di prenderlo, la ditta A, invece di prenderlo come software libero dalla ditta B, decide che preferisce prendere il software dalla ditta C proprietario. Ha un problema? La ditta C può fare il prezzo che vuole. Mentre invece prima la ditta, la B, che faceva software libero, poteva fare un certo prezzo. Se diventa troppo esosa, crea le condizioni per un'altra ditta di entrare nel mercato. È ovvio che la ditta che ha fatto il software è quella che ha la massima competenza su quel programma. Quindi tipicamente le modifiche, gli aggiornamenti le farà lei. Ma è sul mercato, mentre invece la ditta C è in monopolio. Quindi potrà ricattare l'azienda A come e quando vuole. Non solo, poniamo che le aziende B e C falliscano entrambe. Può succedere nella vita. Voi che avete l'azienda A, se avete scelto software libero, potete trovare un'altra azienda che prende il codice e continua a mantenerlo. Avrete sempre i vostri dati. Avete scelto C, siete rovinati. Perché se non avete il modo di ritirare fuori i vostri dati, voi dipendete da quell'azienda. Poi ci sono i costi di uscita elevati per effetti domino. È un gioco che fanno molto spesso le aziende, specie le multinazionali. Si mette quel programma proprietario e poi si compra la licenza di un altro programma che guarda caso funziona solo con questo, con il primo, poi in modo che si crea un ecosistema tutto vincolato, quindi per quando uno vuole cambiare un tassello si trova ad avere un costo enorme, perché salta tutto, sono tutti legati. Poi lascio il resto, vado all'obsolescenza programmata. Prima si diceva che buttiamo via tanto hardware, ma ci pensate che ci sono programmi proprietari scritti ad arte per far diventare obsoleto il software, l'hardware, quindi il software che fa diventare obsoleto l'hardware. Caso tipico, senza arrivare ai casi aziendali, ve li potrei citare, ma per fare un caso più comune, pensate ai telefonini. Tutti i telefonini che usano software proprietario ad un certo punto non rilasciano più gli aggiornamenti del software. Quindi l'hardware andrebbe benissimo, avrebbe tutte le potenzialità, ma voi non potete più avere la feature, la caratteristica N più unesima, che è solo software, quindi si tratterebbe solo di caricare un programma, perché la ditta non ve lo dà più. Quindi dovete buttare via dell'hardware funzionante. Perché? Perché la ditta ha deciso. Loro vogliono vendervi l'hardware perché si vincolano col software. E questo lo fanno anche nei personal computer, lo fanno anche con altri strumenti. Perché citavo gli 883? Perché la cosa simile avviene nei bar. Me l'ha raccontato la mia mamma, che è ancora commercialista e conosce queste cose. Se voi volete aprire un bar,
le ditte torrefazioni di caffè vi fanno prestiti a tassi agevolatissimi, vi danno in comodato gratuito l'attrezzatura, a patto che vi vincoliate a usare solo quella marca di caffè. Il risultato netto è che viene modulato il prezzo del caffè per togliere all'esercente tutto il guadagno, se non quello sufficiente a mandare avanti l'azienda. Cioè il barista lavora e ci guadagna la torrefazione. È esattamente quello che succede col software proprietario. Voi vi vincolate a un regime di dipendenza da un'altra azienda. Va bene, questo è il salto, è come il software proprietario, è come un medicinale privo del bugiardino. Anche se non sapete come è fatto il software, è bene che qualcuno lo possa leggere per voi. Come quando prendete un medicinale, io non sono in grado di leggere la composizione, i principi attivi, però se non ci fosse quel foglietto non lo prenderei. Caso tipico della pillola rossa, pillola blu. E prima si era parlato di sicurezza. Security by security è falso, e l'ha detto Kerckhoffs nel 1883, il trattato di crittografia militare, e abbiamo vinto la seconda guerra mondiale perché Hitler non conosceva il trattato di Kerckhoffs. Non sono le cose segrete ad essere più sicure, anzi sono le cose che conoscono tutti. Se c'è un metodo che conoscono tutti e tutti reputano sicuro, l'importante è che sia segreta la chiave. Se no, se è basato sul segreto, se viene violato il segreto sul metodo, allora tutte le comunicazioni diventano un colpo in chiaro, come è successo con la macchinetta Enigma e con il grande eroe dell'informatica Alan Turing. E perché il software libero? Tanto software libero è migliore del software proprietario. Non è vero che la licenza rende il software più sicuro, perché io posso scrivere un programma scritto male, metterci la GPL e rimane un programma scritto male. Se però uso un programma che usano altre centinaia di migliaia di persone ed è largamente diffuso, è un programma nel quale tante persone hanno l'interesse a mantenere sicuro. E allora se succede un piccolo guaio, tipo OpenSSL, lo usano banche, lo usano assicurazione, in me che non si dica, arriva la soluzione al problema di sicurezza. Non solo, ma voi lo sapete che ha scritto AutoCAD, lo sapete che ha scritto Word, lo sapete che ha scritto Excel, lo sapete che ha scritto... Voi sapete solo il marchio di una ditta. Mentre invece tutto il software libero ha la firma di chi l'ha fatto, quindi sono persone che mettono la loro reputazione professionale attaccata al software che pubblicano. Io pubblico le mie macchine virtuali, che sono in Debian, Ubuntu, dove le volete prendere, e anche le mie reti virtuali, e sui sorgenti c'è scritto il mio nome. Errori, diciamo, di un indice fuori dalla rete, perché un informatico capitano a tutti, compresi a me. Ma se ci fosse un errore strutturale, ma io mi troverei il giorno dopo gli studenti in giro per l'aula a dire guardate cosa ho scritto Davide. Quindi come me sono tutti gli autori del software libero. Tra l'altro se avete bisogno li potete contattare uno per uno. È gente che ci mette la faccia, non che vi fa vedere la grandezza economica del loro patrimonio. Va bene. Data la forza che muove il mondo, che è scritto sotto con le lettere delle più famose monete del mondo, il flusso di denaro va in una filiera dai clienti verso i produttori. Perché un utilizzatore di software dovrebbe volere software libero? Perché mette in libera concorrenza i fornitori. Non ha vincoli come cliente. Se oggi non vi ho più quel fornitore, il lock-in è basso. Magari ho un po' di costi perché devo cambiare sulla brick il numero di telefono da chiamare per l'assistenza. Magari conoscevo già quello là che era simpatico, ma non sono vincolato anima e corpo a quel software house. Flessibilità operativa. Io non ho costi di licenza, quindi se voglio aggiungere posti di lavoro non ho un costo per licenza.
operatore che sta nel mezzo, perché è un cliente verso il produttore, ma è un fornitore dell'utilizzatore. Ecco, e qui mi rivolgo alle software house. Ponete che arrivino degli utilizzatori, dei clienti che hanno capito il valore di questo, dice no, io voglio software libero. Ora, in caso sono voi, siete capaci di dare software libero o no? Se siete capaci, rimanete nel mercato. Se non siete capaci, non dite ci penso domani, perché se ci arriva qualcun altro prima di voi, i secondi, second salt, come dicevano i Genesis, ok? I secondi non hanno tanto mercato. L'utilizzatore valuta la qualità del servizio, avete competizioni. Una cosa fondamentale ve la devo dire, se siete software house e state vendendo fumo, allora non, a voi non va bene il software libero, perché si vede immediatamente che state tentando di imbrogliare i clienti, ok? E così il produttore, vabbè, è una dipendenza fisiologica. Ecco un dubbio che spesso non le dite. Ma se io pubblico software libero, il mio concorrente sa tutti i miei segreti, e quindi come faccio? Se pubblichi software libero non sei capace di pubblicare software libero, sono guai. Ma se invece hai studiato come funzionano le licenze, per esempio usi una licenza che prevede il diritto di copyleft, cioè è libera, ma ha una regola in più che dice se un altro usa questo software e lo modifica, lo deve rilasciare secondo la stessa licenza, allora il tuo concorrente, se vede il tuo software e lo migliora, dopo è obbligato a darti indietro il codice e quindi tu usi anche la conoscenza del tuo concorrente. E quindi la gara la vince chi ha più idee, è una gara positiva a chi arriva per primo a dare nuovi servizi al cliente. E se per caso il vostro concorrente dice no, non ti do la nuova versione, telefonate all'avvocato Carlo Piana, che per voi, e se è chiaro che avete usato la GPL a costo zero, praticamente perché si fa pagare dal soccombente, vi difende e ha già in antitrust europea spuccito non so quanti milioni di euro alla Microsoft. Quindi se ce la riesce con Microsoft, quando una ditta, diciamo, delle dimensioni italiane vede il nome Carlo Piano, state tranquilli, il codice esce prima di subito. Ok? Citazione. Se pensate che la cultura sia costosa, provate quanto vi costa l'ignoranza. Con il plus c'è il valore della comunità. Con il software proprietario voi pagate l'ignoranza, pagate di non sapere come farlo e quindi lo prendete così com'è. E invece con il software proprietario pagate cosa? Il lavoro, la comunità. E la comunità fa in modo che si renda possibile nuovi incrementi di conoscenza a costo bassissimo. Perché? Perché se siete nella filiera del software proprietario, parlo un po' con gli informatici, ma tentate di estrapolare anche se non siete informatici, il singolo pezzo della libreria, la singola routine, bisogna che la prendiate da una filiera proprietaria, quindi dovete pagare questo, pagare quell'altro, e anche voi cambiare un epsilon, una piccola parte del vostro programma vi costa. Mentre invece se siete nella filiera del software libero, attingete a una biblioteca di software libero enorme e quindi non dovete mai reinventare l'acqua calda, cosa che con il software proprietario siete obbligati a fare, perché c'è quel software là che farebbe quello che voglio, ma mi costa troppo di licenza. Ok? Mentre invece è come tentare di scrivere la Divina Commedia senza mai aver letto un libro, oppure tentare dopo avere avuto a disposizione la conoscenza del creato. Ok? Ovviamente nel secondo caso è molto più facile. Una volta esistevano gli scrivani, no? Che scriveva le lettere d'amore alle fidanzate per chi non sapeva scrivere. E si pagava l'ignoranza. Invece, se sappiamo tutti scrivere, possiamo fare per conto nostro, usare conoscenza. E internet e il web ci hanno consentito di attingere a una base di conoscenza molto ampia. Non era adesso lucido, ma ne parlo ora. È un fenomeno in atto, cioè la Wikinomics. Se ieri si pensava che per fare una impresa
il bene fondamentale fosse il capitale e escludere gli altri, oggi si pensa che il bene fondamentale sia la comunità. E in molti casi questo ha funzionato. Imprese come scrivere un'enciclopedia, la Wikipedia, è stata fatta non prendendo tanti puri e mettendoli in una stanza, ma unendo l'esercito di formiche, che alla fine si è rivelato molto più efficiente e potente del piccolo plotone di geni. Anche sul software libero questo vale. Quanti sono i programmatori che migliorano il software libero? Più di quelli che ogni software house proprietario potrebbe mai permettersi. E questo è uno schema riferito al mercato italiano. Noi abbiamo piccole e medie imprese in Italia e molto spesso si perdono in conflitti fra loro, conflitti perché hanno pensato il mercato come un mercato di staccionate. C'è una frase bellissima, dice: se la conoscenza la dividessimo tutte in piccoli orticelli, alla fine guadagnerebbero solo quelli che vendono le staccionate. Ed è quello che sta succedendo. E che cosa devono fare? Questa è una barra. Se si allineano gli spin degli elettroni, la barra si magnetizza. Il FLOSS è il software per le piccole e medie imprese. Le piccole e medie imprese non devono tentare di combattere le grandi imprese con le armi delle grandi imprese. Soccombono, devono usare metodi di mercato completamente diversi. Rispetto alle grandi imprese hanno maggiore dinamicità, sono molto brave a prendere l'universo mondo del software libero e aggiungere quella genialità che fa il mercato. Se invece pretendono di entrare nel software proprietario, hanno costi di accesso e tasse da pagare al mondo del software proprietario altissime. E dopo casomai parliamo anche delle ultime vicissitudini che stanno riguardando questo tipo di problema. Un esercito di formiche può spostare le montagne. Wikinomics si applica in tanti campi. Un'azienda mineraria del Canada, invece che pagare dei geologi per studiare la struttura delle giacimenti, ha pubblicato i dati e ha messo in competizione i geologi del mondo per trovare quelle che sono gli indizi di giacimenti nelle terre a disposizione. Ed è stato vincente come cosa. Invece di tenere segreta la conoscenza, metterla pubblica. Un altro esempio di conoscenza pubblica è Internet. I protocolli di Internet sono pubblici, chiunque li può usare. E Internet ha mostrato di essere uno strumento di moltiplicazione economica notevolissimo. L'economia indotta è florida, quindi vedete che non è dal segreto, dal chiudere, dalla proprietà, dai diritti. Pensate se ci fosse il diritto, se ci fosse una sorta di tassa da pagare per ogni cosa che usa TCP. Non ci sarebbe internet. Flusso proprietario sta come l'Europa sta all'America. In realtà c'è una battaglia, e lo vediamo sulla questione del tentativo di far accettare all'Europa i brevetti sul software, assurdi, improponibili, una battaglia per dal modello che vogliono imporre all'Europa il modello americano, e ovviamente vogliono impoverire l'economia europea. Va bene, dobbiamo andare più in fretta, vabbè, occorre maggiore trasparenza. Il software proprietario può nuocere anche al bilancio dello Stato. Per esempio, grandi multinazionali, quali per esempio Microsoft. Microsoft SRL ha 800 dipendenti e un bilancio risibile. Perché? Perché le licenze di software le vende Microsoft Ireland, che è dentro Schengen. Quindi se pagate licenze non lasciano neanche il ritorno fiscale nelle casse dello Stato italiano. Eludono, fanno una cosa, non sto dicendo che evadono, eludono, quindi è tutto legale,
ma pensateci. Andiamo alle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni possono scegliere fra software libero e software proprietario? In altre parole, devono scegliere il software libero? Chi vota per sé alzi la mano? Chi vota per no? In realtà la risposta giusta è sì, non c'è scelta, non è possibile scegliere. È obbligatorio. Perché? Perché lo Stato non è un'azienda, non ha fine del reddito, fornisce servizi ai cittadini, non può mai sospendere i propri servizi. Ora vediamo. Per esempio, esigenze dello Stato. Archiviazione a lungo termine. Pensiamo, anagrafe, stato civile. Un comune può domani dire, mi dispiace, ho perso i dati, non so più se lei era sposato, se lei era vivo o no. No? Ovviamente non si può. Succede già. Cosa? Succede già. Succede già. Succede già? Non è una cosa bella. Sicurezza e riservatezza. Uno Stato, se sta gestendo dei dati privati di un cittadino, non può metterli in piazza. E trasparenza, tutto lo deve fare nell'ecumenismo tecnologico, non può imporre niente né alle sue aziende né ai suoi cittadini. Archiviazione a lungo termine, tecnicamente impossibile se non c'è un formato di dati specificato, cioè se c'è un formato di dati proprietario, voi archiviate i dati in quel formato, e domani può darsi che non riusciate più a tirarvi fuori, perché quel formato era gestito da quel programma non c'è più, e lui dice, ma c'è il formato di dati? Ma se il formato è solo un foglio di carta dove c'è scritto che quelle erano le specifiche, può darsi che il programma non rispetti le specifiche, perché il programma fa quello che c'è scritto nel codice, non ciò che c'è scritto nel manuale. Quindi può darsi che un domani tentiate di tirare fuori i dati e non li avete più. Se invece avete software libero, potete prendere il codice, ricompilarlo con nuovi strumenti e potete sempre accedere al dato, perché avete la lettura dello strumento che ha scritto il dato. Quindi prima cosa fondamentale. Sicurezza e riservatezza. Se volete la sicurezza e la riservatezza dei dati, occorre che sappiate esattamente come questi vengono elaborati, a partire dal kernel del sistema operativo, che dovete sapere com'è fatto, su. Se non lo sapete, voi dichiarate ai vostri cittadini, come persone di un'azienda, firmate quella cosa della privacy, voi state firmando un atto falso. Perché state dichiarando che voi garantite la sicurezza, o meglio, dovreste avere da chi vi fornisce il software la garanzia monte, ma l'avete letta le EULA? Noi non ci prendiamo nessuna responsabilità, questo software fa quello che fa, se non lo fa, fatti vostri. Questo c'è scritto nella licenza d'uso dei software comuni. E quindi, se usate software proprietario, voi non potete firmare nessun documento sulla privacy. Se un giorno un giudice mi chiama a testimoniare che quell'altro è falso, io lo faccio tranquillamente. Accessibilità per tutto. Diritto di vedere sorgente che manipola i dati, diritto di modificare e distribuire il programma, diritto di utilizzare senza restrizioni i formati di dati. Questi sono obblighi della pubblica amministrazione. Per esempio, quando un comune rileva i dati dal territorio e lo fa con i soldi dei cittadini, si parla tanto di open data, è bene che, proprio perché usa delle risorse dei cittadini, ridia quei risultati ai cittadini se li vogliono adoperare, senza obbligare i cittadini a pagare dei soldi per far rifare ciò che il suo comune ha già fatto con i soldi dei cittadini. Può anche farlo, però facendo così cosa ottiene? Che le aziende sul territorio sono meno competitive e che alla fine si sparano addosso nuove finanziarie perché il paese non va avanti. Merito dei funzionari pubblici che non hanno capito le cose. Il software libero e trasparente si restituisce il lavoro. Non c'è fumo, cioè tra l'altro una cosa fondamentale, il software proprietario non lascia vedere il valore del software. E quindi può mettere il sospetto che il valore fatto per il pubblico funzionario non sia quello effettivo del software, che ci siano i margini per altri valori che servono per altre strade. Sì, il software proprietario
dà maggiore possibilità di corruzione. Non è detto che avvenga, ma lo dà. Se c'è software libero si vede esattamente il valore. È come un funzionario che ha vuole presentarsi pulito ai cittadini e dice: io ho comprato questo, è costato tanto, guarda che cosa c'è dentro, io non ho segreti. Glasses, interoperabilità, va bene, andiamo avanti. Ecco, quante economie di scala. Usando il software proprietario, quante anagrafi dei comuni abbiamo pagato? Quante volte abbiamo pagato persone che hanno fatto lo stesso software per la segreteria dell'università, per la contabilità della provincia? Se fosse stato software libero, si sarebbe potuto riciclare, riusare. È vero che c'è la norma per riuso adesso, ma se fosse stato libero fin dal principio, quel software poteva essere utilizzato e avremmo avuto minori costi come collettività. Per l'università, che è un ente pubblico particolare, esiste un triplo filo col territorio. Noi dobbiamo dare ai nostri studenti conoscenza libera. Io faccio sempre questo esempio. Ponete che Larry Page, piuttosto che Zuckerberg, quella mattina si fossero alzati, uno ha fatto Google e l'altro ha fatto Facebook, e avessero detto: che bello, ho questa idea, prendiamo il sistema operativo proprietario e mettiamoci a fare questo servizio. Non sarebbero sopravvissuti oggi, vi è chiaro, perché Microsoft avrebbe avuto l'arma economica per dire, non appena arrivava il successo, aumentiamo i prezzi. Ecco la storia del produttore del caffè. Ok, quindi se alla scuola e all'università si insegna software proprietario, noi formiamo dei perdenti della società e formiamo una società italiana perdente rispetto al resto del mondo. Quindi non sono scelte, sono obblighi. Poi abbiamo verso il territorio due legami. Uno è tipico delle pubbliche amministrazioni. La pubblica amministrazione educa il territorio perché è cliente dei servizi del territorio. Quindi se chiede software libero, crea sul territorio aziende che fanno software libero. Se chiede software proprietario, crea sul territorio aziende che generano software proprietario. E quindi deve educare il territorio. Questo, come fornitori, è tipico di tutti gli enti pubblici. L'università, oltretutto, ha legami di ricerca, legami di collaborazione con l'azienda. Va bene, per l'università e la scuola non lasciatevi mai abbindolare dalla tecnologia, bisogna insegnare scienza nella scuola. Se si fa alla scuola una gara di gadget, io dico sempre, insegnare ai ragazzi a usare un personal computer o insegnare ai ragazzi a usare un word processor è come se io mi mettessi a fare una gara di corsa con i miei studenti. Ovviamente io ho 50 anni, loro ne hanno 20 e vincono loro. E così andare a dire all'insegnante: vai nella classe e vai a insegnare come si mette il grassetto in corsivo e sottolineato. Non serve a nulla ed è dannoso. Nessun ragazzo con... Chi ha insegnato ai vostri figli a usare Facebook? La scuola? Hanno imparato da soli? Se non hanno problemi particolari cognitivi, sanno usare un word processor così come un foglio elettronico o i telefonini, ce ne sono di mille tipi e li sanno usare. A scuola bisogna insegnare scienza, non solo la conoscenza delle cose, il metodo, che è come la velocità, bisogna insegnare la passione della materia, che è come l'accelerazione della conoscenza. L'università non può mai chiedere atti di fede, la scuola non può mai chiedere atti di fede, ma atti di scienza. Nelle scuole ci vorrebbe sempre una statua di Galileo Galilei, che sarebbe molto più importante dei simboli religiosi. Perché è quello il nostro vero simbolo, il metodo scientifico. Se gli studenti vogliono fare atti di fede, vanno nella chiesa, nella sinagoga, nei templi o nelle moschee, non a scuola. A scuola, se uno studente chiede: ma quello come funziona?
funziona, il docente deve essere il primo ad essere entusiasmato dalla domanda dello studente e dargli tutto quello, perché questa è la ricchezza del ragazzo. Col software proprietario non può, cioè col software proprietario il docente deve fermarsi e dire: io non posso spiegarti come funziona questo perché mi è vietato, diventa l'antescuola. Quindi a scuola non bisogna mai usare software proprietario, non solo perché col software proprietario si fa pubblicità nelle aule. Se ci fosse un libro di testo con scritto "questo è il cruscotto della Fiat Punto", immediatamente ci sarebbe la sollevazione popolare. Molti libri di testo di computeristica, non di informatica, l'informatica è un'altra cosa, parlano solo di programmi di una certa azienda. È vietatissimo, già adesso, per regolamenti ministeriali. Vi dico, fare cose tipo patenti per l'uso del computer non hanno senso. In realtà bisognerebbe insegnare ai ragazzi, io ho tradotto un libro che è disponibile in Creative Commons, si chiama csunplug.org. Si insegna ai ragazzi le basi dell'informatica e dell'algoritmica giocando nel parco, facendo giochi di società, senza l'uso di computer. Adesso le scuole californiane, quelle dove i guru dell'informatica mandano i propri figli, quelle d'elite sono quelle che si vantano di non avere computer. Guardate, perché è la conoscenza che la scuola deve usare. Se si mette a fare a gara di gadget, va a finire che spende migliaia e migliaia di euro in lavagne interattive multimediali che fra 3 anni sono da buttare via, invece di dare quei soldi ai insegnanti per fare dei progetti didattici. Software libero e didattica, a parte effetti collaterali, educa la collaborazione invece di essere basato come si dice, sull'egoismo. Io ho questo programma più bello che il tuo perché il mio babbo ha più soldi. Invece di questo abbiamo la collaborazione, ho questo, ti interessa, è come la barzelletta. Solo che le barzellette nostre sono programmi che usano nei supercomputer e che sono molto superiori sia in quantità che in qualità dei programmi proprietari. È potenzialmente minori costi, ma non devono essere minori costi, non c'è il problema di minori costi, non c'è scelta. Quindi se anche vi costasse il triplo non potete usare software proprietari. Usando software liberi si creano posti di lavoro sul territorio e questa deve essere la ricchezza alla quale la scuola si deve ispirare. Quanto tempo mi rimane? 10 minuti, allora faccio il tempo a dire questo. Sta avvenendo un fenomeno tremendo e se ne stanno accorgendo tutti proprio per questo problema della scuola. Alle riunioni fra sviluppatori kernel ci ritroviamo con i capelli bianchi. Perché? Perché sta morendo una generazione di competenze. Proprio perché in tutte le scuole, le aziende del software proprietario hanno fatto in modo che non si insegnasse più l'informatica. Vi ricordo che l'informatica è la scienza che studia come formalizzare processi di risoluzione dei problemi in modo che possano essere replicati da dispositivi automatici. Questa è l'informatica. L'informatica è una scienza che prevede tantissima creatività. Noi facciamo a gara a chi riesce a trovare la soluzione più furba a un problema, quella che impiega meno tempo, spreca meno risorse, manda meno pacchetti. E quindi è un gioco anche molto appassionante per i ragazzi riuscire a trovare la soluzione a problemi. E a scuola mi è tutto limitato a usare dei programmi. Ma questo crea degli effetti collaterali demenziali. Perché? Perché i ragazzi non sanno più scrivere programmi, non sanno più fare questo passaggio di formalizzazione e stiamo perdendo la possibilità di migliorare il futuro. Dico anche nome e cognome. Jane Prey, che è un funzionario di altissimo livello del contatto di Microsoft con le università e di Microsoft, mi diceva alla conferenza di Ankara sulla didattica dell'informatica
che manca lo stesso nell'ultima call, nell'ultima, come si dice, assunzione, ha lasciato scoperto il 40% dei posti perché non, le persone non avevano le competenze. Io gli ho risposto: siete causa del vostro male, no? E così, 10 ottobre 2011, BBC Canale 2, le aziende di videogiochi inglesi si lamentavano che occorre tornare a insegnare informatica nella scuola perché non sanno più chi assumere. E tra l'altro ci sono lo dico per vostra conoscenza, ci sono degli sviluppi molto interessanti. L'università, direi di Oxford, non faccio in tempo, Oxford, Cambridge, direi Oxford, ha creato un computerino da $25 o $35 la versione più evoluta, ma è un computer completo, capace di fare boot di Ubuntu. Non ha disco, ha solo un'uscita video USB dove gli attaccate tastiera, ha l'uscita video per HDMI oppure un video analogico, cioè fa le veci del vecchio Commodore 64, ma aggiornate ai tempi. Questo perché loro giustamente dicono che oggi i ragazzi vedono i computer come delle, e non lo dico solo loro, lo dicono anche quelli d'esperto, vedono i computer, la rete, ormai come oggetti intoccabili. Cioè non si può aprire un computer, non si può installare per software perché si rompe tutto. E quindi sono spettatori e non imparano perché non riescono a manovrarlo. Invece questi strumenti consentono loro di manovrare. È un problema grave. Cioè i ragazzi oggi sono spettatori della conoscenza e non attori. Lo dimostra il fatto che l'ha fatto questa ricerca i due professori di Stanford. Quando noi accediamo alla rete, noi della Commodore Generation, questa è la definizione mia, gli istrici, come dicono loro, noi abbiamo un modello mentale della conoscenza che andiamo a cercare sulla rete e quindi guardiamo più volte vari siti fino a quando non troviamo la soluzione. I ragazzi, la web generation, la Nintendo generation, i nativi digitali, non guardano mai più di 2 pagine per ogni sito e raramente ci tornano 2 volte. Perché? Perché per loro non c'è necessità di formare un modello formale della conoscenza, perché sta più a portata di un click. Attenzione che diventa una generazione particolarmente malleabile, basta solo cambiare l'ordine di ricerca di un browser per spostare voti in politica, perché non hanno modelli di riferimento e quindi bisogna tornare a educare a risolvere problemi. Meno computer per fare informatica, cioè se volete veramente che i vostri figli facciano informatica, date loro nelle scuole più docenti e meno computer. Va bene, noi oggi dobbiamo parlare il linguaggio delle volpi per educare i ragazzi a diventare istruttori. Per la scienza, e qui mi ricollego a quello che diceva prima Andrea, perché al Super Collider usano software libero? Perché tutti noi usiamo software libero? Perché se provassimo a pubblicare un risultato con software proprietario, ve lo immaginate il Super Collider che dice abbiamo trovato tot nanosecondi di accelerazione, cosa c'è sotto Windows? Ma l'avrà generato Windows col dato. Non è la regola degli esperimenti replicabili voluti dal metodo sperimentale, dice che tutto l'esperimento deve essere documentato e replicabile. Se c'è un pezzo nascosto, salta la regola. Quindi è un obbligo per tutto il mondo scientifico, se no i risultati non sono validi du cur. E si fanno degli errori. Per esempio, la città di Ferro pubblica dei documenti Word, che è sbagliato, non può, è contro il codice dell'amministrazione digitale, che dice almeno un formato aperto e libero, quello non si può. E uno dice, ma ci mette il PDF? Niente, uno ci mette il PDF, ma che sia il PDF quello del formato vero, non quello generato dalle cose dell'Adobe, che spesso sono dei super insiemi dello standard. E quindi non si può dire
tanto per vedere la pagina prenditi Acrobat Reader, perché Acrobat Reader non rispetta lo standard, rispetta lo standard superiore interno dell'Adobe. Bisogna dire, guarda, che ci sono, e tra l'altro si genera dipendenze per questi. Bisogna dire, guarda che c'è il lettore, scegli quello che più ti piace, se vuoi quello proprietario, ecumenismo tecnologico, se vuoi quello proprietario, io non ti vincolo, puoi prendere quel proprietario, però ti do anche a disposizione quello libero. State attenti a cosa dicono gli editori del software proprietario. Questa è una clientela che ho sentito mille volte, cioè arriva, sono editori quelli del software proprietario, arrivano e vanno dal politico di turno e raccontano queste frottole qua. Il software proprietario crea posti di lavoro sul territorio, ma guarda quante aziende sono nate che usano Windows. Sì, ma sono posti di lavoro controllati, e quindi tu, ente pubblico, hai causato al tuo ente pubblico fiumi di denaro che vanno oltreoceano. Hai fatto in modo che le aziende buttino fiumi di denaro oltreoceano, non solo, ma i soldi delle aziende li hanno messi sulla commessa che ti hanno fatto pagare a te, quindi tu, ente pubblico, hai pagato sia le tue licenze sia quelle del tuo fornitore. Bravo! Poi, sostituire il software proprietario con il software libero costa, è vero, ma non sono costi che devi imputare al software libero ora, sono costi che dovevi imputare alla scelta del software proprietario quando l'hai fatto, sono i costi d'uscita. Non puoi dire, devi dire al funzionario che allora ha preso il software proprietario, ma che cosa mi hai fatto, mi hai causato un debito. Perché se ora si reitera il problema continuando a fare software proprietario, vuol dire che hanno allungato il debito, vuol dire che viene mandato il costo più avanti, ma non lo togliete addosso. Il software proprietario interoperabile, questo l'ho letto in un documento. Mentre con gli altri troverete difficoltà, il nostro è interoperabile. Ovviamente in realtà fanno l'esatto opposto per creare gli effetti domino. Ecco, questo è pericolosissimo. Ci sono tante esperienze di collaborazione, state attenti, che sicuramente i fornitori del software proprietario verranno dal funzionario pubblico a dire: senti, tu fai la scelta del software proprietario, poi facciamo una collaborazione e creiamo insieme un centro insieme sul territorio. Ovviamente quel centro lo fanno col soldi dell'ente pubblico, e quindi se vuole fare questa scelta io andrò a raccontare ai vostri elettori che li avete gabbati, perché di fatto voi avete messo, probabilmente questo serve, il dubbio c'è che serva per mettere a posto l'amico, il fratello nella struttura con l'ente pubblico. Vedete quanti dubbi viene alla popolazione a usare il software proprietario? Perché non c'è trasparenza. E sono tanti i casi in cui un'azienda di software proprietario regala $1 milione per fare 3 centri di ricerca in Italia per 3 anni. Fatti i conti, viene 7.000 euro al mese per centro di ricerca, praticamente un tavolino e una segretaria, ma non solo, li regala il software, in licenze. Quindi ha regalato zero. Ma questo purtroppo molti non lo capiscono. Non lasciatevi convincere, c'è sempre la regola che non sono enti di beneficenza. Qualsiasi cosa facciano, lo fanno per il loro tornaconto. Se regalano software a una scuola, ovviamente vogliono dare la prima dose gratuita ai ragazzi. Notate che adesso non parlo solo di tutto il software proprietario. A Bologna è uscito un articolo la settimana scorsa che la Apple va nelle scuole a dire di andare a fare la gita scolastica all'Apple Store. Non mi suona un campanello d'allarme? Cioè, cosa è la prossima volta, dove lo portiamo? A Paese dei Balocchi, perché quello è. Gli Apple sono giocattoloni per fighetti che di fatto legano le mani a chiunque voglia fare qualcosa. Sono degli esercizi di stile. Se lo mettete al museo lo vado a vedere un Apple, se me lo regalate lo butto via, perché io voglio che, ecco la cosa fondamentale, la differenza fondamentale: se avete il software proprietario, il software vi dice, vi obbliga
per quello che potete e non potete fare, voi dovete nel limite del software tentare di fare quello che si può. Se avete software libero, voi avete l'idea di ciò che volete e lo fate fare al software. È la differenza quella. Software proprietario è meno del software libero, questi sono i server web nel mondo, 70% e oltre sono software, perché la gente che vuole i servizi funzionanti non vuole vincoli, vuole che funzionino. Tutte le aziende grosse usano software libero, non vogliono i limiti del software proprietario, non vogliono vincoli economici. Va bene, questo l'ha già detto, 72% di tutte le borse prima che entrasse Londra, quindi di tutte le transazioni economiche vengono fatte su software libero. E questo è il grafico a torta di cui parlava prima lui. Guardate il supercomputer nel mondo, e non c'è storia, lo sono, e notate che il sistema operativo libero consente di andare dal mio cellulare, che non è un Android ma è un Maemo e presto diventerà un Miguro, fino al supercomputer. Esempio di fraintendimento, questo è il nostro ministro, come si chiama? Brunetto, che cos'è il ministro? Dell'innovazione. Che dice che, guardate quante volte dice gratuitamente, Microsoft ci dà le cose gratuitamente, le ringraziamo Microsoft. Non ha capito niente. Cioè, mi viene a dire, o ci è o ci fa, ma in tutte le case, in tutti e due casi per un politico è una cosa molto negativa. Ok, allora secondo voi un'università può usare il software proprietario? Un'istituzione didattica può usare il software proprietario? Un'istituzione di ricerca può usare il software proprietario? E il font rende chiaro la cosa. Come fare? State attenti, non entrate nell'errore di dire ma anche va bene, sottoscalo un server Linux quindi sono bravo. No, occorre la exit strategy, occorre mettersi a tavolino e decidere. Io comune da qui a 10 anni faccio il piano per uscire completamente dal software proprietario, non voglio più neanche un pezzo di codice proprietario. È ovvio, non si può fare subito, è come cambiare le gomme a un'auto in corsa, ma bisogna subito prendere la decisione politica, subito scrivere il capitolato tipo, in modo da non fare errori. Poi da qui in poi si comincia a guardare pezzo per pezzo quando il software diventa obsoleto come cambiarlo, ma senza perdere tempo. Ci vuole una deadline. Volevo dire ancora alcune cose prima di chiudere. Una domanda che si diceva prima, ma se è tanto buono e tanto bello, perché nei desktop non c'è? Allora a questa domanda voglio rispondere ed è facile rispondere a questa domanda. Mettiamoci nei panni di una ditta che, per esempio, chiamiamo HP, ma potrebbe essere anche IBM piuttosto che Compaq, quella che più vi piace, Asus, prendiamo HP giusto per capirci. Io HP devo vendere nei supermercati il computerino. Io vendo questo computer e vendo assurdamente con un prezzo unico due contratti. Faccio il contratto di vendita dell'hardware, che è proprietà, e il contratto di licenza d'uso del software. È come se io, insieme all'auto, che è un contratto di vendita, vi vendessi l'assicurazione, che è un contratto di servizio. E uno dice, ma no, io ho la mia compagnia di assicurazione. No, è prevista. Se non la vuoi, lasciala e la butti via, ne fai un'altra, ne paghi due. Dici, ma perché devo pagare più? Ormai c'è questo, la uso. Ma perché HP non fa la vendita di quelli senza? Perché se HP lo facesse, HP la licenza d'uso del software la vende a voi ma la paga Microsoft. Se lo facesse, quanto pensate che costerebbe la licenza ad HP? Cioè se HP lascia la libertà all'utente, ovviamente
Microsoft ha la leva del ricatto anche su questo. Potrebbe aumentare il trasmissore e il prezzo per far uscire a capire il mercato. Chi è che quel fornitore di hardware che si prende? Perché purtroppo oggi la maggioranza della domanda per ignoranza è fatta in questo modo. Qual è quel fornitore di hardware che si prende il rischio di uscire dal mercato per lasciare la libertà? Fino a quando non è pressante la domanda dei consumatori, anche dei cittadini, non mi piace la parola consumatori, a dire no, vogliamo quello, loro staranno buoni, buonini a dire per cortesia, ma ecco, faccio un prezzo buono. Noi non facciamo vedere che esiste qualcos'altro, è chiaro. E quindi le persone non vedono, le persone sono convinte tanto che sia l'unico modo di fare, e quindi il gioco continua. Adesso c'è un problema ancora più grave, si chiama UEFI, Unified Extensible Firmware Interface. Ed è molto più grave perché Windows 8 funzionerà, sembra, solo su macchine che hanno questa interfaccia. Quindi ci saranno sistemi che si formeranno, le macchine capaci di far funzionare Windows 8 diverso dalle macchine su cui far funzionare software libero. Perché se voi montate software libero su queste macchine, possono, sempre per fare piacere a qualcuno, fare in modo che non parta il kernel Linux su queste. È ovvio che sul server non lo faranno perché non gli conviene, i server sono di più, ma per mercati, anche per i mercati si fa il dividend interest, il mercato italiano è una fettina. Se per i mercati italiani riescono a fare il blocco, per cui in Italia abbiamo i personal computer così e colà, per la legge della domanda e dell'offerta finirà che i computer, i netbook costeranno quello che costano adesso per Windows 8, se lo volete che fa funzionare anche con Linux, Ubuntu, costerà il triplo. Ed è pericolosissimo, è una cosa. E tra l'altro faranno anche in modo, questa è una mia congettura, che riconoscano la firma anche del firmware, quindi per fare in modo che Windows 8 funzioni solo su macchine virtuali di sistemi Windows, non più su macchine virtuali, KVM o altro. E lo fanno tutto perché vogliono fare il mercato dell'app. Apple ha fatto scuola, vincolare. Io se avessi un iBook, io che so scrivere programmi, non potrei far funzionare i programmi sulla mia macchina, dovrei mandarli alla Apple e poi scaricarli dallo store. Ok? È gravissimo. Vuol dire che c'è qualcuno che controlla l'intero mercato, è capace ad esempio di dire quell'applicazione non mi piace, cancelliamola come hanno già fatto. Quindi state attenti, privati, aziende, pubblici, docenti, che il momento non è normale, è particolare. Se ora non si fanno scelte, ci troveremo a pagare tutti, come aziende, come enti pubblici, come bilancio dello Stato, come ulteriori finanziarie. Alla fine si parla di competitività, si parla di ridurre gli sprechi, qui sta la competitività, qui sta la riduzione degli sprechi. Facciamo in modo che non vinca l'altro modo di pensare. E mi raccomando, non sono per le aziende, sono scelte, ma devono essere oculate. Per quanto riguarda enti pubblici e scuola, no, sono obblighi. E vi ringrazio dell'attenzione. Allora, se qualcuno vi propone di fare il moderatore ad un convegno con il professor Davoli, rifiutatevi, perché imporre limiti temporali al professor Davoli genera sofferenze fisiche. Io l'avrei ascoltato per ore, e quindi sono contentissimo di questo intervento del professore. Mi ha colpito molto una frase: c'è più liberismo nel software libero che nel software proprietario. Una volta qualcuno ha detto che Linux era comunista, evidentemente non ha capito nulla. Tuttavia, una domanda che riguarda questa questione dei brevetti sul software, sul quale abbiamo volato molto rapidamente, meriterebbe ben più ampio discorso, ma il tempo è limitato. Dovete sapere che il professor Davoli, su un sito web, bonani.it, aveva pubblicato un articolo che si intitolava «Voglio brevettare i tortellini», perché giustamente da bolognese poteva legittimamente farlo, per stimolare l'attenzione sul tema dei brevetti del software, che forse sono brevetti sulla matematica, sulle equazioni. Perché è tanto sbagliato
il concetto di brevetto sul software. Lo capiamo un po' anche dalla discussione che abbiamo fatto, ma perché sono così negativi e nefasti? Allora, vi dico due cose velocissime. La prima è, pensate a un programma. Un programma ha dei cicli, ha delle cose da fare. Pensate ora a uno spartito. Se pensate a uno spartito, se scrivo ora suona in là, ora suona in sì, ci sono anche i cicli, quelle barre più grosse con i due puntini. Quindi pensare di brevettare il software è come pensare di brevettare la bossa nova o il giro armonico. Se brevettasse il giro armonico non avremmo più il Festival di Sanremo. Dal punto di vista estetico sarebbe un guadagno per l'umanità. Ma mi strapperei le vesti perché per riavere il Festival di Sanremo. Sapete quello che dice? Sono contrario fino a quello che dici, ma mi batterò perché tu possa dirlo. Dall'altra parte vi faccio questo esempio. Io informatico, attualmente come vivo? Io prendo uno schermo nero e come fa un letterato nel scrivere un romanzo, comincio a scrivere e trasformo le mie idee di soluzione in programma. Ora, basta che lo schermo sia nero, che non abbia fatto il furbo a scoppiazzare di qua e di là, non abbia fatto plagio, e io vado tranquillo e pubblico le mie cose e sono felice. Se esistessero i brevetti su software, se fossero validi in Europa, mi ricordo, non lo sono, grazie alla battaglia che abbiamo portato avanti, vuol dire che a ogni piede spinto io mi troverei a pensare, questa cosa non è che l'ha brevettata qualcuno? Pensate che hanno brevettato delle cose tipo icona che cambia la sua forma per manifestare l'avanzamento di un processo. Quindi il fatto che quando fate clic compaia una cassetta non si può, è brevettato. Il fatto che si mette una barra di avanzamento non si può, è brevettato. Ok? Quindi di fatto sarebbe come vivere in un campo minato. Dovere è come suonare uno strumento a cui man mano vi tolgono le note e voi dovete continuare a suonare. È ovvio che man mano la musica che genererete sarà sempre di meno. Notate il fatto che non solo, dicevo, c'è questo problema che io potrò scrivere sempre meno codice perché c'è campo minato, ma la cosa assurda, subdola, è che se io faccio un software, nessuno verrà subito a dire, ah, che cosa fai lì, hai usato la mia barra di avanzamento, non gliene frega niente a nessuno. Fino a quando il mio software non diventa un software interessante. E allora arrivano avvocati di qua, avvocati di là. I brevetti oggi sono diventati delle armi commerciali. Tra l'altro in generale i brevetti non sono la misura dell'innovatività di una nazione. Non misurate il numero di brevetti. Pensate che i brevetti europei per ottenerli ci vogliono 5-6 anni. Qual è quell'innovazione tecnologica che vi interessa fra 5-6 anni? Non ha senso. Sono solo i brevetti vengono usati dalle aziende a quantità di migliaia per fare battaglia alle altre aziende. E su software sono completamente assurdi per i motivi che vi ho detto. Cioè, se passassero i brevetti su software, non, praticamente sarebbe spegnere la libera creatività nel campo dell'informatica. Punto. Bene, credo che sia chiarissimo. Ci sono domande? Christian. Salve, volevo chiederle come è possibile tornare a fare informatica nelle scuole, visti i tempi che corrono, ecco. Allora, la prima risposta che le do è che in Emilia Romagna hanno appena fatto partire il corso di laurea in didattica delle scienze per le scuole secondarie di primo grado e ho chiesto di farmi insegnare il corso di fondamenti di informatica. Quindi la prima cosa è mi impegno in prima persona a formare gli insegnanti del futuro ed è la mia prima risposta. Occorre che le persone tornino a insegnare metodi di ragionamento. Per esempio, e lo dico appassionatamente anche perché non ho guadagno su questo, prendete questo libro, CS Unplugged, è usato da 15 anni in Nuova Zelanda, hanno un programma televisivo, nei parchi neozelandesi ci sono le zone dei parchi pubblici, potrebbe essere un'idea per la città, con i giochi del libro, in modo che andando al parco i ragazzi possano esercitarsi a trovare una maniera per passare, che tipo i ponti di Parigi, tutti i ponti passando una volta su tutti i ponti, ok? E cose di questo genere, perché bisogna esercitare i nostri ragazzi a sviluppare metodi di soluzione di problemi e quello li renderà liberi
e ricchi intellettualmente. Quindi, per insegnare informatica bisogna tornare ad essere insegnanti, null'altro. Piero, avevo una domanda? Allora, io al professore farei un 1500-1600 domande, non una. Però vorrei sottolineare una mia obiezione a quello che lei ha detto. Cioè, io ho una formazione di natura giuridica e amministro una società di software, quindi sono un ornitorinco da questo punto di vista, cioè una bestia un pochino strana. Quando lei all'inizio ha fatto la distinzione, no, tra come dire, economia della conoscenza e proprietà del bene, quindi ciò che è materiale e ciò che non lo è, l'hardware, il software, io sono molto più per il sincretismo, sebbene la mia azienda faccia software, nel senso che, per esempio, quello da cui siamo circondati qui dentro, questa chiesa, è un insieme di hardware che contiene, che esprime della conoscenza. Quelle colonne che sono là dietro, quel quadro, eccetera, sono degli oggetti materiali che hanno una loro apparenza fisica, che sono un'opera d'arte, che sono espressione di conoscenza. Quindi questa è una obiezione di natura culturale che le faccio rispetto al discorso che lei ha fatto. Sul discorso della proprietà della conoscenza, su questo apriremo un interessante dibattito, perché lei riapre un dibattito che era presente nell'Europa dell'illuminismo tra Rousseau, Locke, Hume e via discorrendo, perché questo è sostanzialmente il discorso che lei ha fatto. Quindi diciamo che la mia obiezione sta in questo. Io non sarei così, come dire, assolutamente tagliente nella divisione di questi due ambienti, nel corpo e dell'anima, perché siamo fatti di corpo e di anima, siamo fatti sia di hardware che di software. Quindi, secondo me, insomma, questa netta divisione, a mio modo di vedere, non è esattamente la rappresentazione della realtà che abbiamo vissuto nei nostri secoli, che viviamo ancora oggi, insomma. Lo so che è un po' lungo il concetto, no, però... Sì. Al contrario, sono convinto che questo fraintendimento abbia alimentato gravi problemi che sono andati avanti e si stanno fossilizzando. Arriviamo agli assurdi per cui in Italia fotografare una piazza è vietato pubblicare le foto di una piazza. Arriviamo al punto che per vedere le opere d'arte italiane, parlando di opere d'arte, dobbiamo andare nella Wikipedia straniera, perché in Italia non si può guardare le opere d'arte italiane. Che i nostri amici della Wikimedia hanno casini, perché se vanno in un museo italiano e pubblicano la foto non va bene, però la stessa foto su Wikipedia americana c'è. No, però il problema è che adesso sono molto più separate e quindi è bene fare delle distinzioni nette, e proprio perché forse un tempo queste distinzioni erano più labili, dovute al fatto che quell'immagine, ovviamente l'originale è l'originale, ma l'immagine doveva stare sulla tela e non la potevamo mettere in bit. Oggi i ragazzi si divertono a portare QR code sulla maglietta, e su quella maglietta ci potrebbe essere quell'immagine. Non abbiamo più la separazione, non abbiamo più la commissione, non abbiamo più l'hardware e il software che devono viaggiare insieme. Il software si può trasferire come si vuole, e questo genera... Io dico ai miei ragazzi che se vogliono cambiare la legge sul diritto d'autore, sono con loro. È sbagliato che a tutt'oggi i diritti economici aumentino 70 anni dalla morte dell'ultimo autore, poi adesso che i Beatles stanno diventando liberi li aumentiamo ancora di più, no? Perché siamo in un mondo che genera conoscenza più, in maniera più ravvicinata. Quindi dico loro, non violate la legge, ma se volete cambiare la legge, sono sulle barricate con voi, perché bisogna cambiare questo modo. E attenzione, che io temo che talvolta dire che sono un po' mischiati, perché fare e non fare una bella separazione netta, nasconde la volontà di fare business sull'ignoranza. Allora forse è meglio dare un taglio netto. Altre domande? Un attimo che arriva il microfono, vi esorto a domande brevi e risposte. Una domanda su Luetti. Ho
ho letto su internet che l'applicazione del web comporta dei costi maggiori anche per i produttori che sono, diciamo, da una parte riballati a Microsoft. È vera questa cosa o è una pezzeria, nel senso che sfruttando dopo, non so, le economie di scala si vanno, i costi dell'UEFI vanno a diminuire? No, per dire con cognizione causa non ho studiato i costi. Secondo me bisognerebbe risparmiare la fonte, punto. Non penso che sia una grande complicazione fare un firmware che controlla una firma, perché il software per fare firma digitale piuttosto che per controllare Nash è disponibile. Magari hanno un costo alto perché anche loro devono usare la filiera del software proprietario e non possono attingere a quella libera. Se non ci sono altre domande, credo di no. In tal caso ringraziamo il professor Davoli, che purtroppo tra breve ci deve lasciare perché il professore ha degli impegni a Bologna, quindi c'è un treno che lo aspetta. Noi lo ringraziamo di tutto cuore, è stata un'esperienza magnifica, secondo me un talk molto bello, molto significativo, e quindi lo ringraziamo con un applauso doverosissimo. Speriamo che questa prima discesa del professore a Fermo sia magari solo l'inizio di una lunga serie, che ci possono essere molte altre occasioni per collaborare insieme. Talk denso di contenuti, vi dicevo, per rielaborare un attimino tutti questi contenuti, queste magnifiche informazioni, ci prendiamo 5 minuti di pausa per riflettere, non prima però di avervi ricordato che in fondo, a metà sala, c'è il banchetto del Fermolug, trovate un po' di gadget, un po' di magliette, soprattutto potete diventare soci, molto bello essere soci del Fermolug, trovate le informazioni, ci vediamo tra 5 minuti. Direi che è il momento di ricominciare, perché dopo un po' di teoria che abbiamo visto, è il momento di metterci all'opera. Vediamo due applicazioni pratiche del software libero. E il primo a parlarcene è Cristian Minnucci del Fermolug, che sta guadagnando il palco e anche il microfono e il telecomando. Cristian insegna presso la scuola media di Fermo da Fracassetti 20, è un docente di matematica, è un amico. Non si è attaccato? È un amico del Fermolug, è un amico mio, condividiamo diverse passioni, matematica, rugby e ovviamente anche il software libero. Lui ci parlerà di questa iniziativa per la diffusione del software libero all'interno della sua scuola media, la Fracassetti Betti, dove con uno sforzo, insomma, non indifferente di tipo personale e anche con l'aiuto un pochettino del Fermolug, recuperando un po' di vecchi computer, è riuscito a insomma, dotare la scuola di questa aula multimediale. Adesso ci spiegherà con dovizia di particolari come, quando, perché, con quali costi, con quali vantaggi. Cristian Minnucci. Allora, buonasera a tutti. Certo, devo dire una cosa, parlare dopo Davoli è veramente dura. Ritengo che in parte quello che ha detto Davoli, giustamente, che accogliamo i ragazzi con una buona didattica e torniamo a essere insegnanti. Ecco, io sono Minnucci Cristi, insegnante di matematica presso la scuola Fracassetti Betti, dove è stato realizzato un progetto, cioè è stata recuperata un'aula, insomma un progetto pratico, è stata recuperata un'aula informatica attraverso e mediante l'utilizzo di un software libero che è Ubuntu, la versione 10.04, utilizzando hardware obsoleto, cioè hardware che normalmente avrebbe avuto qualche problema se lo avessimo utilizzato sotto un sistema operativo diverso quale Windows. Allora, volevo prima di passare alla prossima slide parlare di una cosa molto semplice che più o meno abbiamo vissuto tutti, cioè ricordiamo le elementari, ricordiamo l'asilo, quando portavamo, no, qualche dolce, le caramelle, no? E l'insegnante puntualmente ci chiedeva: bene, bravo, adesso dividi le tue prelibatezze con gli altri. Quindi fin da piccoli noi siamo stati abituati, o perlomeno, anche se un po' gelosi, eravamo abituati a condividerle con gli altri. Passiamo alla prossima slide. Ecco, questo è quello che ha detto Stallman, disse in un'intervista che rilasciò in Ancona nel 2010, parlando della scuola italiana, disse: la scuola non dovrebbe consentire l'uso dei software proprietari.
poiché è il posto della conoscenza e della condivisione, cioè la condivisione comunque sia un principio che noi ci ha accompagnato e ci accompagna tuttora e che abbiamo appreso da piccoli, cioè condividere e soprattutto conoscere, perché senza condivisione non c'è conoscenza. Adesso io non mi voglio ammorbare o annoiare con questi concetti, perché certo il professor Dauri ne ha illustrato ampiamente tutte le specificità. Andiamo avanti. Bene. Quindi, partendo col presupposto, noi del Fermo Lunghi abbiamo detto, bene, quali potrebbero essere gli obiettivi che noi ci dobbiamo porre per fare un progetto in una scuola? Ecco, gli obiettivi principali sono stati tre, cioè adottare soluzioni open source, cioè soluzioni libere. Una scuola non deve utilizzare un software proprietario, perché una scuola è libera, la conoscenza è libera. E soprattutto essere liberi, sia noi insegnanti ma anche gli alunni, di sperimentare soluzioni nuove, soluzioni aperte, soluzioni flessibili, sia per noi insegnanti ma anche per gli alunni. Adesso non sto qui, diciamo, a ricordare anche le preoccupazioni legali ed economiche del software proprietario. Ecco, con il software libero noi queste preoccupazioni le togliamo direttamente. Quindi facilitiamo anche la didattica, accogliamo i ragazzi con una buona didattica, è importantissimo. Ok, naturalmente questo non è scevro da problematiche. Perché? Perché effettivamente innanzitutto bisognava recuperare un hardware obsoleto, hardware che aveva problemi, diciamo, per, non so, la scheda video o le memorie. E quindi naturalmente abbiamo fatto una cernita, diciamo, del materiale disponibile. Adesso vi faccio vedere qualcosa. Questo era un vecchio computer. Andrea, mi segui? Sì, così facciamo. Allora, questi erano dei monitor che abbiamo trovato, lasciati lì abbandonati. Ecco, qui c'era una stampante, uno scanner e via dicendo. Passiamo avanti. Qui ugualmente abbiamo delle scatole con degli schermi e via dicendo. Ok, possiamo. Bene, la prima problematica era che cosa abbiamo, su cosa possiamo lavorare, ma la seconda è stata altrettanto complicata, perché c'è stata una forma di resistenza al cambiamento. Che significa resistenza al cambiamento? Un ragazzo al quale noi presentiamo un sistema operativo nuovo è ben felice di apprenderlo, cosa che invece non vale per tutti gli insegnanti. Immaginate un insegnante che... alcuni insegnanti, non tutti, però immaginiamo un insegnante che ha dovuto imparare come utilizzare un pacchetto informatico, chiamiamolo così, Word, e un tutto un tratto gli cambiamo praticamente prospettiva, utilizziamo OpenOffice o LibreOffice. È logico che deve rimparare, deve capire dove sta il pulsantino che gli serve, deve capire come si apre un file, come si salva. E tante volte questo diventa, soprattutto per gli insegnanti, diciamo, della vecchia generazione, complicato, perché non hanno una cultura informatica che possono avere i ragazzi adesso. Infatti il professore Davide diceva, è inutile insegnare Word a scuola, perché i ragazzi lo imparano da soli, mentre è molto più complicato per gli adulti. Quindi la resistenza al cambiamento naturalmente è stata una problematica da affrontare. L'abbiamo risolta naturalmente con dei corsi di aggiornamento per gli insegnanti ad hoc. Ok, passiamo avanti. Vantaggi di una scelta irrazionale. Perché una scelta irrazionale? Qui vedete il numero pi greco, che è appunto un numero irrazionale. Una scelta irrazionale perché per molti è stata una scelta
irrazionale, non poteva essere concepita in quanto tale, perché noi andavamo a utilizzare un software dove non c'era nessuno che lo potesse gestire in maniera intelligente, la manutenzione. Per me invece è stato un vantaggio che poi ha fatto capire anche la scuola, e cioè il vantaggio di educare per esempio alla legalità. Insegnare un ragazzo a scaricare un software libero e installarlo è diverso che insegnare un ragazzo a scaricare un software proprietario, craccarlo e installarlo sul proprio computer. Quindi l'utilizzo di software liberi educa alla legalità, ma non solo questo, educa alla condivisione, perché io il software lo posso condividere. Lo posso condividere con i miei compagni, ma nello stesso tempo anche posso sviluppare la curiosità verso cose nuove, programmi nuovi. Pensiamo solamente alla vastità di programmi che possiamo utilizzare nella scuola utilizzando il software Edubuntu, che è proprio specifico per la scuola. Ma non solo, c'è stata anche una forma di risparmio, di sicurezza. Andiamo avanti. Volevo farvi vedere un momento, fare due calcoli, perché naturalmente fa parte anche di questo discorso. Diciamo qui c'è un preventivo di una ipotetica aula formata da 10 computer, da 11 computer compresi il master, e quindi dei costi che la scuola avrebbe dovuto sostenere nel caso in cui avesse comprato un'aula nuova, un'aula didattica nuova. Allora, vediamo 11 computer, 11 monitor, 11 licenze, 2 stampanti, un pacchetto Office, il tutto a 8.700 euro IVA inclusa. Bene, quindi già la scuola avrebbe dovuto spendere 8.700 euro. Noi sappiamo che la scuola oggi come oggi non ha un soldo. Si è precaria a scuola non solo da un punto di vista lavorativo, ma anche finanziario, economico. Se poi andiamo a mettere una rete didattica, cioè una rete che permette di controllare attraverso un master dei client, che sarebbero praticamente i computer che utilizzano i ragazzi, avremmo dovuto spendere altre 5.000 euro. Insieme a questo non vogliamo mettere anche un antivirus, perché naturalmente è importante mettere un antivirus, abbiamo una rete, quindi dobbiamo proteggere i nostri computer. E quindi aggiungiamo altri circa 270 euro. Più l'assistenza, l'assistenza software è importante, e quindi diciamo a chiamata sulle 25 euro. Se avete notato bene, io ho parlato di 10 computer, quindi un'aula didattica massimo per 20 alunni. Voi sapete che adesso le classi non sono più di 20 alunni, sono arrivate quasi a 30, vanno da 25 a 30 alunni. Quindi diciamo che con 14.000 euro, scusate, ce la cavavamo, più o meno, però per 20 alunni. Andiamo avanti. Ecco, a questo punto ci siamo domandati, bene, vediamo quello che possiamo fare, vediamolo in concreto. Abbiamo discusso di questo progetto e abbiamo fatto uno studio di fattibilità. Allora, questo studio prevede appunto la diagnosi di circa 19 computer. Abbiamo preso 19 computer che stavano lì a scuola, li abbiamo aperti, abbiamo visto quello che funzionava, e abbiamo fatto praticamente uno studio di fattibilità, cioè abbiamo visto quali computer potevano essere utilizzati. Se scorri un po' sotto, vediamo anche gli altri. Quindi abbiamo analizzato le partizioni, le memorie, le schede madri, le schede video e via dicendo. E da questi 19 computer siamo riusciti praticamente a ricavarne 10 funzionanti, più qualche stampante e uno scanner. Ok. Abbiamo fatto anche un preventivo, cioè dei costi di realizzazione. Ecco, alla scuola Copetti la realizzazione di quest'aula è costata circa 82 euro, naturalmente IVA inclusa. E quindi abbiamo detto, bene, allora si può fare, la scuola ci può sostenere. Andiamo avanti. Realizzazione. Dopo circa 5 mesi di lavoro, diciamo se non 6, siamo riusciti a tirare su un master, quindi un computer che servisse da master, e altri 10 computer, come potete vedere, perfettamente funzionanti.
più siamo riusciti anche a creare un'aula LIM, perché nella scuola c'era un'aula, c'era una lavagna interattiva che non veniva utilizzata. Ecco, abbiamo preso un portatile che stava a scuola, ci abbiamo messo dentro la versione di Ubuntu e l'abbiamo collegata, praticamente abbiamo collegato il computer alla lavagna LIM. E la lavagna LIM funziona perfettamente, sotto punto, cioè non c'è bisogno di Windows. È una lavagna dove gira un programma che si chiama Smart, che tranquillamente funziona con un sistema, con software libero. Questa è la lavagna interattiva. Questo è il master, dove praticamente viene proiettata la lezione direttamente sui client, cioè sui computer dei ragazzi, che sono questi. Va bene, passiamo avanti. Insieme a questo abbiamo anche realizzato una rete didattica. Che significa una rete didattica? Cioè, è una rete per la gestione delle attività didattiche dell'insegnante. Cioè, come può l'insegnante interagire con gli alunni, con i client, con gli altri computer? Attraverso appunto l'utilizzo di questa rete. Che naturalmente non è costata niente, perché il software per l'utilizzo, e la gestione dell'aula didattica è stata fatta da un ragazzo tedesco, il quale ha reso questo programma eTalk fruibile a tutti in maniera gratuita. Questo per esempio è eTalk che gira sotto il master che sta avviando. Ecco, qui vediamo i 10 computer che sono collegati al master. Questi, va bene, sono i client. Avanti, questo è sempre il master collegato con i 10 client. Qui si sta avviando un programma che si chiama GeoGebra, che è un programma libero, open source, che serve per la geometria dinamica, cioè si riesce a fare geometria con questo software in maniera facile, veloce e in maniera molto molto fruibile. Ecco, per esempio, è stato aperto, il programma è stato anche aperto su tutti gli altri computer, cioè è stato trasmesso dal master direttamente al client per fare lezione. Allora, questo è il refresh di monitor. Ecco, qui si stanno facendo lezioni, come potete vedere. Cioè il professore dal master manda ai client l'immagine di ciò che sta spiegando. Ricordo che questo sarebbe costato circa 5.000 euro se avessimo utilizzato un software proprietario. Andiamo avanti. Ok. E questo software naturalmente ha diverse funzioni, sia per la gestione dell'aula didattica, sia per la gestione della lezione. Innanzitutto è possibile attraverso questo software accendere e spegnere direttamente i computer, direttamente dal master. È possibile monitorare il lavoro fatto dai ragazzi, è possibile proiettare il proprio lavoro sullo schermo dei ragazzi, ma è anche possibile far svolgere a un alunno una lezione direttamente dal proprio computer. Quindi è un programma potentissimo e, ripeto, gratuito. Andiamo un momento avanti. Ecco, progetti futuri. Perché progetti futuri? Perché la nostra idea è che sì, abbiamo realizzato un lavoro, ma speriamo di continuare realizzando anche altre attività all'interno di questa scuola, ma anche di altre scuole, e cioè la creazione di un sito web, che secondo me è molto importante, ma soprattutto la progressiva informatizzazione delle attività scolastiche, cioè creare un punto dove raccogliere tutte le attività didattiche degli insegnanti. Quindi dare l'ADSL non solo alle segreterie, ma anche dare l'ADSL a tutte le aule, è una lavagna interattiva dove poter caricare le proprie attività didattiche. Questo è quello che noi, insomma, stiamo pensando di realizzare. Naturalmente questo ci porterà tempo, ci porterà via soldi, ma ritengo che sia una cosa molto molto importante. Termino con l'ultima diapositiva, che è una diapositiva vuota. Perché vuota? Perché è la diapositiva con cui termino oggi, ma spero di poter riniziare.
studiare prossimo anno al Linux Day o al prossimo evento che organizzeremo con cose nuove. Adesso vi farò vedere un filmato di come viene svolta l'attività didattica all'interno della scuola con questa nuova aula didattica. Questa è la nostra scuola, la Vetti. Questo è il portatile dove abbiamo caricato Ubuntu, l'ultima versione, la 11.10. Questa è la nostra aula informatica che abbiamo attrezzato. Loro non hanno problema ad apprendere nuove tecnologie, anzi sono proprio entusiasti. Qui si sta facendo una lezione nell'aula LIM dove io sto spiegando appunto un concetto matematico. Vedete tranquillamente, potete vedere che la lavagna è una lavagna touch, quindi si può utilizzare tranquillamente, funziona tranquillamente con un software libero. Ecco, qui stiamo utilizzando GeoGebra, che è il software di cui vi ho parlato precedentemente, che è anche se non un software open source, quindi non bisogna pagare nessuna licenza, non è proprietario. E non vi preoccupate, dura poco. Per la gestione direttamente sulla parte interattiva. Facciamo un ridimensionamento appunto del grafico che abbiamo disegnato con GeoGebra, lo ridimensioniamo e lo utilizziamo direttamente direttamente sulla lavagna. C'è un alunno che sta facendo una dimostrazione, quindi è anche facile coinvolgere un alunno durante la lezione, è anche divertente per loro, devo dire. Ecco, qui passiamo direttamente invece dall'altra parte, che è l'aula informatica, quello che vi ho descritto precedentemente, questo è il master, che si sta collegando ai 10 client attraverso il programma ITAR che vi ho descritto precedentemente. Come potete vedere, io posso controllare tranquillamente i computer dei discenti, dei ragazzi, dalla mia postazione, e posso fare tranquillamente lezione dalla mia postazione senza aver bisogno di alzarmi e spiegare.
Ecco, qui stavamo spegnendo il computer direttamente dal master. E quindi abbiamo terminato questa presentazione. Io penso che il commento migliore l'abbia espresso di nascosto Marco Alici dietro di me, che a un certo punto ha detto che figata, ed è vero, sono molto d'accordo. È un progetto veramente bello. Io, come insomma, avendo collaborato con il Fermolug per avviare questa iniziativa, vederla completata è una grande soddisfazione. Quindi immagino per te, nell'averla ideata, realizzata, portata avanti con impegno, con entusiasmo, mi rendo conto che sia una cosa veramente grande. Però ci hai lasciato un po' con la suspense quando nell'ultima diapositiva ci hai detto prossimo Linux Day, faremo cose, vedremo, noi vogliamo sapere quali sono gli sviluppi futuri e quali sono le prospettive future che tu intendevi manifestarci con quell'ultima slide che qui è rimasta appesa. Beh, diciamo che l'idea, prima c'era una slide precedente dove c'erano scritte, diciamo, le proposte future. Queste io le ritengo le proposte impossibili, però è bello perché proprio sono impossibili, allora uno ci prova con maggiore enfasi. Allora, l'idea è questa, come potete vedere qui c'è una rete di mondi. Immaginiamo ogni mondo una scuola, e il mondo principale è una scuola che funge da polo. Cioè l'idea è questa, secondo me, nel fermarlo bisognerebbe fare, creare un polo, che potrebbe essere l'ITIS Montani, e una serie di reti per collegare tutte le scuole del Fermano, che vanno dal, in verticale dalla scuola dell'infanzia fino ad arrivare alla scuola superiore. Ma non solo, creare anche un'equipe di insegnanti. Cioè, io credo che un insegnante debba, nel corso della sua carriera, fare almeno un dottorato per la didattica. Quindi creare un pool di insegnanti che facciano un dottorato e facciano una ricerca nella didattica. Esempio pratico, chi insegna matematica fa un dottorato per la didattica della matematica. Questo dottorato dura 3 anni, lavora presso questo polo, e in questo polo elabora tutte quelle attività didattiche che poi saranno utilizzate direttamente dalle scuole che sono in rete. Ecco perché l'importanza di avere una DSL in tutte le classi è una lavagna interattiva, perché dalla lavagna interattiva io posso scaricare le attività didattiche che questo pool di insegnanti hanno elaborato, naturalmente in collaborazione con le scuole. Quindi non è una cosa elitaria, ma anzi una cosa che permette alle scuole di collaborare sia in senso orizzontale che in senso verticale. È logico che questo non dipende solamente dal comune o dalla provincia, ma dipende, cioè sono scelte a livello ministeriale. Però secondo me potrebbe essere un'idea che è utile, importante e soprattutto innovativa. Certo, molto interessante. Ci sono altre domande? Se non ci sono altre domande, io direi che ringraziamo di nuovo Christian. E passiamo all'ultimo talk, quindi c'è Marco Bruni qui in prima fila, lo invito a guadagnare il palco e a sdraiarsi nel computer insieme a Brisel, appunto. Marco Bruni fa parte di un'associazione che si chiama iCare, mi preoccupo, mi occupo di, mi prendo cura di. Un'associazione molto bella, io sul loro sito web ho trovato questa frase che la descrive: un'associazione per il miglioramento della società attraverso strumenti culturali gratuiti. Un scopo molto nobile. Marco magari poi avrà modo di spiegarci per bene il significato di questa frase e della sua associazione. Tuttavia Marco Bruni è qui con noi per presentarci una cosa che si chiama CD 2.0, un software, un progetto per una forma di gestione della cittadinanza attiva, cosiddetta, una forma di democrazia collaborativa, un progetto molto bello, molto interessante. Credo che... Appena Marco è pronto, e credo che lo sia quasi,
ha messo un sistema di lì. Sposta il programma da... No, devi uscire da premio. Sposta il là. No, prima di uscire da 8, 6, 10, 10. Sì. Ah, sì. Quindi, risolti i problemi tecnici, che in un buon convegno non mancano mai, la parola a Marco Bruni. Allora, quindi parliamo di Siti 2.0. Allora, come è nato questo progetto? Soprattutto nel periodo delle ultime elezioni comunali in San Benedetto del Tronto, noi siamo come associazione di San Benedetto, c'era un po' questa idea, no? Cioè, poi essendo un informatico si pensava questa cosa qui, ma se io voglio fare delle proposte, oppure c'è un problema, un evento, come posso comunicarlo a tutti, in particolar modo all'amministrazione, oppure renderlo pubblico? Questa era un po' la domanda, no? Ecco, questi sono il primo schizzo del progetto, proprio una roba, diciamo, quasi primitiva, insomma, dove naturalmente il primo pensiero è stato quello di interfacciarsi a Google Maps, no? Che già fornisce tutte le mappe, eccetera, un servizio di geolocalizzazione, e poi un piccolo, diciamo, forum, si dice in termine tecnico, insomma, dove compilare le proprie informazioni per fare una segnalazione. Diciamo che il nostro staff, cioè il nostro gruppo, si trova nella nostra associazione, che appunto questo è il sito, se voi volete vedere, assecare.org. E la nostra associazione, anche questo lavoro, da sempre lavoriamo in un parolone che si usa, co-working, cioè diciamo un lavoro di gruppo e soprattutto a distanza, tra l'altro. Quindi noi lavoriamo tantissimo su Skype, abitiamo anche a centinaia di distanze di chilometri, eccetera, quindi lavoriamo molto sul web. E la nostra associazione da sempre è social, quindi occuparci di un progetto, anch'esso social, ci veniva spontaneo, insomma. Quindi per questo anche il gruppo si trova in stretta collaborazione con l'associazione. Allora, questa è una definizione che ho preso dagli Open Data, che questo ci arriviamo, tra l'altro, visto anche il professor Dalvi, che ha accennato, che rispecchia in parte anche il nostro progetto Siti 2.0, no? L'open government, quindi il governo aperto, e quindi anche Siti 2.0 vuole essere uno strumento per questo, è una dottrina che prevede l'apertura della pubblica amministrazione, intesa sia in termini di trasparenza che di partecipazione diretta dei cittadini attraverso l'uso delle nuove tecnologie e comunicazioni. Quindi rientra perfettamente come definizione in una parte di Siti 2.0. E quindi diciamo, c'è la speranza di creare un'amministrazione 2.0. Cioè un'amministrazione che appunto sfrutti le tecnologie più moderne per creare trasparenza, per creare un rapporto diretto con i cittadini. Diciamo che in Siti 2.0, poi vedremo una piccola dimostrazione veloce perché insomma il tempo è poco, ci potranno essere segnalazioni di tutti i tipi, sia appunto che riguardano la pubblica amministrazione, quindi dal decoro urbano a delle proposte di legge, eccetera. Ci potranno essere delle categorie, quindi sia categorie riguardano la città di Fermo, quindi ci sarà categoria tra Fermo e ci saranno solo, se io vado sulla categoria Fermo, vedrò solo, perché naturalmente sulla mappa di Google ci saranno 1000 segnalazioni, no? Ma se io scelgo categoria Fermo vedrò solo le segnalazioni Fermo. Poi magari nella categoria Fermo ci sarà la sottocategoria decoro urbano, vedrò le segnalazioni che riguardano solo il decoro urbano. Se invece vado alla categoria proposte di legge, vedremo proposte, eccetera, eccetera. Naturalmente queste segnalazioni verranno corredate anche di foto e video, per appunto, se io devo fare una segnalazione del codice urbano, la cosa più semplice è allegare una foto e un video. Poi c'è il lato, sempre per
amministrazione 2.0 c'è il lato, diciamo, degli amministratori, quindi noi forniremo per chi è interessato anche un'interfaccia per seguire il livello di avanzamento di una segnalazione. Quindi facciamo un esempio: allora io mi trovo per fermo, questo mi è detto, vedo una strada rotta, voglio fare la mia segnalazione, quindi prendo il mio cellulare, che poi vedremo, faremo anche un'applicazione mobile, faccio la foto, la mando sul sito 2.0 nella categoria ferma e nella categoria di corpo urbano. Bene, l'amministratore ha la possibilità di prendere in consegna questa segnalazione e a quel punto gestire un livello di avanzamento. Quindi ad esempio, primo livello, ok, ho preso in consegna la segnalazione, secondo livello ad esempio ne discuterò in consiglio comunale, terzo livello, speriamo, terzo livello è stata attuata la delibera con il finanziamento eccetera, quarto livello iniziano i lavori, quinto livello chiusura dei lavori eccetera eccetera. Quindi questa era l'idea per quanto riguarda l'amministrazione 2.0. Naturalmente noi vorremmo collegarci a tutto quel fenomeno, appunto, che si sta svolgendo un po' in tutto il mondo, degli open data, perché open government, open data, open source è tutto uno stesso movimento, diciamo, no? Quindi cosa sono gli open data? Sono alcune tipologie di dati liberamente accessibili a tutti, quindi rientrano nei discorsi di libertà che faceva il professor Dauli, senza restrizioni di copyright, brevetti o forme di controllo che inibono l'uso, quindi ritorno al discorso dei brevetti eccetera eccetera. Alla base un'etica simile ad altri movimenti e comunità di sviluppo open come l'open source eccetera eccetera. Questa è presa da Wikipedia, tra l'altro, questa definizione. Naturalmente i primi che hanno iniziato con questa cosa sono stati l'America, in particolar modo Obama. Obama è il primo presidente degli Stati Uniti a essere eletto dopo una campagna su Facebook, su Twitter, sui social network, il primo presidente degli Stati Uniti ad aver raccolto più soldi digitalmente, cioè online, che fisicamente con le cene. Quindi per fortuna, diciamo, ha mantenuto qualcosa delle sue promesse e ha creato questo data.gov, dove se voi potete andare anche adesso, anche questi giorni, ci sono già tutta una serie di dati che uno può consultare, dalle anagrafiche, dalle anagrafe, da altri dati che poi possono essere anche utilizzati liberamente, per esempio per i miei programmi o per i miei siti. In termini tecnici si chiamano mashup, cioè collegare vari tipi di dati e vari tipi di siti. Un progetto in Italia molto avanti, è stato uno dei primissimi, è il Piemonte, datipiemonte.it, datipiemonte.it. Vedete, è fatto anche abbastanza bene, ci sono tutta una serie di, diciamo, di riguardi, sì, che poi possono essere collegati tra di loro, quindi sono tutte tipologie di dati, per esempio sono dati che riguardano l'agricoltura, dati che riguardano appunto l'anagrafe, eccetera, possono essere collegati tra di loro e generare un risultato. Ad esempio questo qui, adesso non mi ricordo, ma riguardava il turismo nel Piemonte, come risultato dagli agriturismi nel Piemonte eccetera eccetera. Questo è, secondo me, molto avanti. In questi giorni è partito dati.gov.it, che speriamo che non sia un fuoco di paglia come si fa in Italia. Ci sono già, vedete sopra, condivido un dataset, voglio di capire di più, se voi provate ad andare lì vedete già dei dataset, dice in termini tecnici c'è un gruppo di dati di open data. E appunto ci stanno lavorando degli informatici che io conosco, tra l'altro Ernesto Belisari, su cercate su Google, Stefano Epifani eccetera, che sono molto molto competenti e molto in gamba. Speriamo che possa avere successo, perché poi uno dei vantaggi appunto degli open data appunto è la trasparenza. Ad esempio faceva un esempio in un congresso Enrico Belisario, diceva che in Inghilterra, ad esempio, che stanno molto avanti con l'America, insomma, pubblicano tutti i dati, uno studente o una persona normale è riuscito a trovare nel bilancio dello Stato, cioè tipo degli sprechi enormi, l'ha segnalato ai giornali, è andato a finire sui media, eccetera, e praticamente l'anno successivo l'inglese ha tagliato queste cose che non erano necessarie, e hanno risparmiato un sacco di soldi. Quindi vedete che l'open aiuta anche in questo senso, quindi l'open data e l'open government. Noi, allora, questa è l'unica slide tecnica, permettetemi un attimo,
Noi faremo, questo qui è un progetto basato su WordPress. WordPress è un CMS, praticamente è un software per fare dei siti o comunque fare delle piattaforme web, ti aiuta a fare questa cosa, un gestore di contenuti. Noi abbiamo scelto WordPress e faremo questo nostro lavoro, Siti 2.0, un tema GPL. GPL è stato spiegato già, quindi inutile che mi dilungo, ma quindi libero, cioè quindi chiunque potrà scaricarlo e farsi il suo Siti 2.0. Cioè chiunque, sia a Fermo, sia in Alaska, potrà scaricarsi il nostro tema Siti 2.0 GPL, poterlo modificare e poterlo usarlo. E poi faremo naturalmente, perché parlando di geolocalizzazione non se ne può fare a meno, faremo un'applicazione mobile per smartphone, perché naturalmente se mi trovo in giro, vedo una cosa che non va, devo magari faccio subito la foto, certo posso tornare a casa sul mio computer, attacco lo smartphone eccetera, la mando all'Ego, vabbè, però magari sarebbe comodo poterla inviare su. Quindi diciamo come tappe, che poi diciamo adesso a novembre, perché adesso, per adesso è solo un prototipo, però da novembre inseriamo questa fase effettiva, prima ci occuperemo di questo tema WordPress e poi dell'applicazione mobile. Niente, quindi adesso possiamo andare un attimo sul sito e volevo farvi vedere una piccola dimostrazione veloce, quanti minuti faccio vedere una piccola. Allora, naturalmente potete andarci tutti, la registrazione. Ah, solo che non lo vedo di qua, giusto? Non lo vedo di qua, non lo posso vedere di qua. Sì, oppure se no, vabbè, digito. Allora, no, dicevo, intanto voi potete andarci, è siti20.it, la registrazione è libera. Per adesso, siccome appunto siamo in una fase di prototipo, si possono vedere le segnalazioni e creare segnalazioni e modificare le proprie segnalazioni solo se ci si registra. Quindi se volete partecipare attivamente dovete registrarvi. La registrazione appunto è libera, vabbè se no lo vedo dallo schermo. Quindi vedete, per esempio, adesso mi ha dato errore perché io non sono loggato, quindi mi loggo. Naturalmente una delle prime cose che faremo sarà quella di dare la possibilità di utilizzazione a tutti, cioè non. Però questo essendo un prototipo è così per adesso. Tra l'altro vi spiego anche un'altra cosa dove ci stiamo. Allora, e tra l'altro questo qui è un tema commerciale che è pieno di paghi, quindi anche questo nei discorsi di prima, che abbiamo pagato 50 euro. E abbiamo deciso di buttare appunto tutto, sia perché è pagato, ma sia perché non ci permetterebbe di fare un tema GPL. E quindi per questo da novembre, in questi giorni, insomma, dopo le feste, partiremo proprio a creare da zero, tanto ormai in funzionalità ce l'abbiamo più o meno da zero questo tema. Allora, se noi clicchiamo qui su segnalazioni, vediamo tutte le segnalazioni in questo momento che ci sono nel nostro archivio, quindi sia le mie che quelle di tutti. Ad esempio, un esempio che possiamo vedere, vabbè, io sono qui in zoom, quindi io qui sto usando Google Maps, posso zoomare nell'area di mio interesse, insomma, è solo andare sul fermo, vediamo se ci riesco, un po' così, però questo dovrebbe essere, no, questo è la Picamp, dovrebbe essere questo, sì, questo qui. Allora, per esempio, questo qui io ho creato l'evento appunto di oggi, dove se io clicco qui, vabbè, ci fa vedere il titolo e diciamo la descrizione, se io clicco sopra, praticamente lui mi fa vedere eventualmente una foto che io ho allegato, posso allegare,
con la descrizione e gli eventuali commenti qui sotto. Quindi questa è già una forma appunto per dire, cioè già le persone potrebbero commentare. Perché questa cosa? Perché naturalmente se io faccio una segnalazione, ad esempio, di decoro urbano su una strada, e quella è inutile faccio un'altra stessa cosa, magari l'altro la commenta direttamente. Quindi qui c'è la possibilità di commentare. Se io invece, ad esempio, vi faccio vedere un attimino un'altra cosa, velocemente, per esempio qui ci sono le categorie, adesso qui mancano anche alcune categorie, però ad esempio se noi andiamo su altre segnalazioni, ok, lui mi farà vedere praticamente tutte le segnalazioni di questa categoria, quindi ad esempio appunto si va da quella di oggi, all'indignato, sabato 29 ottobre, proposta di legge nazionale di iniziativa popolare, salviamo il paesaggio, eccetera, eccetera. Quindi cliccando sulla categoria mi fa vedere solo quelle di categoria, perché appunto non so se vi è capitato mai di usare qualche servizio che su Google Maps ci sono centinaia di quelle segnalazioni e non si capisce niente, quindi la cosa più semplice è andare a lavorare sulle categorie. L'ultima cosa che vi faccio vedere, per esempio proviamo a creare una segnalazione, così potrebbe anche interessarvi anche a voi, insomma. Allora, per creare una segnalazione, questo tutto qui, vabbè, non si vede, non fa niente, non si vede nemmeno, vabbè. Comunque proviamo a mettere, dimmi una via. Via? Della carriera. Ok, fermo. Ah, via. Facciamo invio e lui si posiziona sul appunto sul punto di questo qui, praticamente questo è invece il, immagino, ecco, siamo vicini a dove ci troviamo adesso, no? Perché già c'è questa segnalazione, vabbè, comunque io prendo un punto a caso, clicco sopra e praticamente mi parte in forma di segnalazione. Quindi cosa voglio segnalare io? Vabbè, non so, mettiamo giusto decoro urbano, una cosa generica, urbano, magari strada a Roma, così. Qui c'è la possibilità di scegliermi la mia categoria, quindi quando qui ci saranno le categorie per bene, insomma, ci sta a favore di tutto, ci sta addirittura criminalità, attività mafiosa, ci sta di tutto, però questa fa parte del tema commerciale, lui l'ha messo in default, quindi stupidaggine, vabbè. Comunque c'è anche decoro urbano, degrado, ad esempio. Io posso, quindi a questo punto clicco la segnalazione e lui mi crea la segnalazione qui. Quindi niente di più semplice, insomma. Niente, quindi io praticamente ho finito, adesso lascio la parola. Io vi invito a registrarvi e a partecipare. Tra l'altro, se vi interessa dare una mano anche tecnicamente, ma non solo sullo sviluppo, magari anche sulle idee, consigli, eccetera, qui c'è una pagina dei contatti, ci potete contattare tranquillamente. Ripeto, in questi giorni partiamo con l'effettiva fase, quella nuova, insomma, come ho detto prima. Adesso lascio la parola a Morisella. Ci parlerà invece l'aspetto. Sono Molisella, sono una dei membri dell'Assai Care di San Benedetto, mi occupo in generale di strategie per il web, quindi fondamentalmente all'interno delle aziende costruisco delle strategie di promozioni che chiaramente nelle aziende sono finalizzate ad aspetti di marketing. Diciamo che in questo caso ci buttiamo più sulla conoscenza e il raggiungere, il nostro obiettivo è quello di raggiungere il numero maggiore di utenti. Allora, da dove partiamo? Partiamo dal fatto che qui stiamo trattando degli argomenti che sono
di comune interesse, quindi interessano tutti, non interessa solo una parte magari dedicata a chi è qui perché è interessato all'aspetto dell'open source. Noi vogliamo risolvere dei problemi che riguardano la società, quindi sfrutteremo il canale per promuovere questa idea che è il City 2.0, che è esattamente quello del social. Spezzo una lancia a favore del social, voglio dire, è forse l'unico argomento in questo congresso che non fa specifico riferimento ai dati aperti, anzi, è probabilmente il contrario. Sta di fatto che però la nostra idea non è quella di chiudere un'iniziativa a pochi interessati, ma comunque dimostrare che si può partire da un'idea di open source e rivolgersi a tutti, salvaguardando praticamente poi dopo la privacy di tutti, questo rimane indiscutibile. Allora, social, è chiaro che quando si dice social l'idea principale è che si arrivi al social più famoso che è Facebook, purtroppo o per fortuna non è l'unico social in circolazione e anzi ce ne sono diversi, Twitter, Instagram, che meglio si adattano a questi tipi di esigenze perché sono più rapidi, più istantanei, più immediati e la nostra idea è quella di integrare siti 2.0 all'interno del social. In pratica, ci saremo, la nostra idea è quello che saremo nel social, saremo dove la gente discute di tutti gli argomenti, parla di calcio, parla di quanto costa la spesa, parla della buca che è sulla strada e rovina le macchine utenti. Questa è la nostra idea. Allora, perché utilizziamo questa idea? Perché fondamentalmente come funziona il social? Il social, vive di passaparola, cioè se un argomento interessa non c'è nessuna azione commerciale che deve essere fatta per spingere, non va fatta cartellonistica, non va fatto nulla, esattamente come un argomento è interessante in una tavola, così diventa interessante all'interno di una bacheca, se più o meno mi seguite nel discorso. Non c'è nessuna opera di cartellonistica, non c'è bisogno di andare a fare delle conferenze per coinvolgere le persone. Voglio dire anche un'altra cosa a questo favore, ci sono altre iniziative come la City 2.0 in giro per il web, probabilmente sono sconosciute e la realtà è che queste iniziative spesso con, facciamo conto, 2000 iscritti collaborano in due. Le percentuali di partecipazioni sono ancora più basse. Se abbiamo un post interessante su 15.000 viste, ci sono tre commenti. Se vogliamo raccogliere un parco dati che possa essere interessante alla pubblica amministrazione, cioè che possa fare da leva sulla pubblica amministrazione, gli iscritti e i contatti, le viste, devono essere almeno sulle 10.000, 15.000 per località, cioè Fermo che ha tot migliaia di abitanti deve avere almeno un 30% che vede quella situazione, dopodiché forse lo 0,1% partecipa e a quel punto forse l'amministrazione si muove. Ok, questo purtroppo è perché non si può fare a meno di essere sul social, io lo posso fare il sito. Posso chiedere a 20 di voi di iscrivervi, forse siete anche molto attivi, però non credo che la pubblica amministrazione ci consigli, in generale. Dicevo, poi l'altro vantaggio di questo argomento che è estremamente virale. Ora, virale è un termine che praticamente sostituisce il nostro vecchio passaparola, molto più chiaro, insomma, però ora si usa viral per dire che è una cosa interessante, che quindi tutti la condividono, comunque che tutti sono più o meno d'accordo sul fatto che se ne possa parlare. Quando tutta la piattaforma sarà attiva, questa diciamo che è la fase finale di tutto il lavoro, quando la piattaforma sarà attiva, quando poi sarà già un argomento tutto funzionale, facile che diventi un'applicazione, un post facilmente fruibile. Inizialmente chiaramente esiteremo tutto questo viral con campagne
video, insomma, per far capire qual è la nostra iniziativa e soprattutto per far capire che comunque i dati tutti raccolti verranno poi messi a distribuzione, cioè a disposizione. Noi ci interessa che il cittadino, una volta che dice ok, io clicco qui sul mi piace, non è che il suo mi piace è visto solo dagli altri, noi lo portiamo, se l'istituzione lo vuole, è a disposizione dell'istituzione che verifica che ci sono 3.000 persone che hanno constatato che c'è lo stesso problema. Magari non tutti hanno messo una foto, magari tutti hanno detto anche io mi sono ho avuto un problema, però anche io l'ho visto e anche io condivido a segnalare che non sono d'accordo. Questo è il motivo di stare sul social e del viral. Va bene, questo era come poi si può integrare, sono tutte cose tecniche, ma poi tutte cose che tutti conosciamo, cioè non c'è molto da nascondere, il post funziona in quel modo lì, ci sono delle immagini interessanti, c'è un contenuto interessante, la gente lo condivide, non c'è da pensare che dietro si possano costruire delle campagne di marketing chissà che cosa, con quali meccanismi, utilizzando chissà quali parole. Il bello del social, e io sono una sostenitrice, è che io a casa mia, sulla mia bacheca, faccio quello che mi pare e guardo quello che voglio. Puoi metterci la foto che in televisione ti costringe a guardare perché c'è l'immagine pubblicitaria con la donna di successo, io semplicemente sul social non la guardo. È uno dei problemi più grandi che ha il social, perché a livello economico pubblicitario non si mantiene. Facebook ha 800 milioni di iscritti e non fa una lira. Non fa letteralmente una lira, io posso tranquillamente, perché io autonomamente scelgo di non guardare. Non guardiamo, quasi tutte le inserzioni a pagamento di Facebook non vengono cliccate, la pubblicità su Facebook non funziona. Funzionano le cose interessanti e questo è una cosa interessante. Questo è l'obiettivo. Allora, che cos'è la gamification? Allora, la gamification, un termine insomma anche difficile da pronunciare, è quella operazione per cui una cosa seria finisce per diventare un giochino. Ora mi rendo conto che significa sminuire e magari spesso qualcuno non è contento, però diciamo anche questo, sul social io non ci vado perché devo fare una campagna elettorale, io ci vado per passare 10 minuti di relax. Se voglio aiutare il cittadino in quei 10 minuti di relax ad essere anche utile, devo fare un'interfaccia che sia divertente. Si può dire no, io voglio fare una cosa particolarmente seria e voglio che la mia immagine sia seria. Sì, ok, rivolgiti magari a quelle persone che sono particolarmente attente alla parte politica o quant'altro. No, la gamification non ha questo obiettivo, ha quello invece di coinvolgere tutti perché è estremamente semplice, quindi dove troviamo le categorie sarà facile trovare delle icone, quindi delle immagini che danno subito l'idea del danno del problema. Io non dovrò cercare una categoria sotto buche perché comincia con la B, io ho l'immagine di un problema, ci clicco perché lì c'è quel problema lì. Non devo scrivere nulla, non devo andare a ricercare, non devo fare altro, ci sono. Quelle sono le icone, scelgo quella che si adatta e la aggiungo al posto. Se sono un amante di Instagram, social che si basa quasi totalmente sulle foto, aggiungo anche la foto, un modo per, come dire, far partecipare la gente, anche perché io ho 2 secondi di tempo per dire a quello che è in macchina vicino a me, guarda qui che condizione la strada, poi mi metto a parlare d'altro. Se c'è una persona in macchina, dico, però lì potrebbero fare 2 cose, e poi vado d'altro. Questo è il concetto, non deve essere, io sto su siti 2.0 e ci sto 20 minuti, perché non abbiamo 20 minuti in una giornata per segnalare un disagio. Poi, l'altra cosa... Ok, l'altro termine su cui Marco è andato abbastanza veloce è la geolocalizzazione, vista da molti come un'arma impropria per conoscere la posizione di tutti e quant'altro. Allora, la geolocalizzazione non è altro che io che voglio dire a qualcuno dove sono. Lo faccio, non è che andiamo in giro con dei sacchetti di plastica sulla testa. Cioè quando io vado in piazza ci sono decine di persone che mi vedono e sanno che sono in piazza, non mi preoccupo di loro. Se io voglio far sapere che invece a 10
invece che a 10, 100 persone, 1000 persone che sono in piazza, ma tutta fermo che io sono in piazza, mi c'è un prezzo. Perché tanto probabilmente non cambia nulla se lo sanno in 100, se lo sanno in 1000. È scelta dell'utente, chiaramente è una scelta dell'utente. Quindi la geolocalizzazione è vista da molti e sta avendo un sacco di successo, perché fondamentalmente non cambia nulla dal vado in giro per strada e la gente sa dove sono, perché mi vede. La geolocalizzazione, io scelgo di farmi vedere. Il concetto che si utilizza in siti 2.0 è proprio la geolocalizzazione. Io sono qui e ti dico che qui c'è questo problema. Lo sto vedendo, sono io il primo testimone di questa cosa. Io non mi invento che là o scrivo un post là. Sono io, sono qua. La sto vedendo e ve la testimonio. Ci metto una faccia, cioè nel senso che ci metto una registrazione. Sono, come dire, affidabile. Sono rintracciabile. Il mio amico si fida del fatto che io ero lì e gli segnalo che lì c'è un problema e lui ci crede. Quindi a livello di opinione diventa estremamente solida. Non è un parlare, un'ipotesi. Ci sono, io lo testimonio, il mio amico mi crede, se parlo con l'assessore, il mio amico è disposto a parlare e a dire l'ha visto l'amico mio, quindi è vero. È vero, ci credo. Perché Foursquare, perché per ora è uno dei social che meglio si adatta alla geolocalizzazione e quindi sarà uno dei social integrati insieme a Instagram, insieme a Facebook, insieme a Twitter, insieme a Google+, tutti quei social che adesso vengono sfruttati in generale. Questo è l'obiettivo per farti conoscere da TV 2.0. Credo che sia un'iniziativa molto carina, molto interessante, anche spiegata molto bene, credo di avere le idee abbastanza chiare. A proposito di questo, infatti, volevo chiedere a uno dei due, quello che si sente meglio di rispondere, ci dite qualche cosina in più su iCare? È un'associazione che mi sembra molto interessante e mi piacerebbe... Allora, prima di questo volevo completare un attimo il discorso, perché giustamente come esempio per andare veloce non abbiamo parlato solo esempio di buche, ma quella vuole essere una parte di siti 2.0. Naturalmente, come diceva Monisella, noi in partenza dovremo semplificare le cose, quindi faremo poche cose e man mano aggiungeremo, però l'idea è anche la parte propositiva, ad esempio proposte di leggi comunali, proposte di delibere comunali, oppure adesso non so se a Fermo lo fate, c'è il discorso del bilancio partecipativo, il bilancio partecipato, no? Per esempio a Pratt al Mare vanno nei vari quartieri, il comune espone il bilancio, si discute, eccetera. Ma perché perdere tempo andare nei quartieri? Perché poi magari quella sera uno non può andare, c'è il web, c'è il sito 2.0, si può fare benissimo questa cosa, no? Con i feedback, con i social e tutto questo. Chiuso la completezza. Allora, iCare è difficile definire. Diciamo che una definizione potrebbe essere, già il fatto che non abbia una definizione chiusa, secondo me, già esprime il discorso, no? Ma diciamo che l'idea era, cioè un laboratorio di idee, di persone sempre aperto, senza barriere, questo è anche open, no? Cioè, quindi un laboratorio che crea anche progetti, nuove cose con persone che arrivano, nuove, che magari anche al di fuori di Care, collaborazioni con altre associazioni, come in questo caso il Fermo Lugger, eccetera. Diciamo che è nata un'associazione culturale, quindi uno dei nostri obiettivi appunto è la cultura. In questo senso, per esempio, faccio un esempio, noi facciamo un corso di alfabetizzazione informatica, gratuito, proprio perché vogliamo dare, è come oggi riteniamo, proprio le discussioni che abbiamo fatto oggi, riteniamo l'informatica, la conoscenza delle tecnologie, eccetera, eccetera, una delle cose fondamentali per leggere e scrivere, insomma, e quindi per questo come missione offriamo uno strumento gratuito aperto a tutti, verranno immigrati, disoccupati, che magari non si possono permettere di pagare un corso a pagamento, eccetera. Quindi questo già, per esempio, quindi dare strumenti culturali a tutti, aperti a tutti, questo rimane da sempre il nostro obiettivo, con le nostre conferenze, con le nostre, dalle energie rinnovabili, abbiamo fatto anche conferenze informatiche, abbiamo fatto serate, questo è un po'.
Poi se voi volete leggere tutto proprio, andate su assecare.org e la pagina chi siamo, c'è un pochino di roba. Va bene, non sollecito altre domande perché c'è il problema che dovevamo, 3 minuti fa questa sala doveva essere vuota e spenta e quindi mi sa che ci avviamo verso l'uscita. Io ringrazio tutti voi, ringrazio i relatori, ringrazio anche Mauro che ci ha assistito nell'organizzare un po' la giornata, ovviamente ringrazio tutti voi che siete rimasti qui stoicamente, credo che sia stata una bella esperienza, parlare di libertà non fa mai male. Ricordatevi di rimettere l'orologio questa notte, buona serata e buona libertà a tutti.